Buonasera, ve lo dico subito, sarà una serata, saranno due ore di trasmissione pienissime di cose, perché Juventus-Napoli sta montando una panna che non finisce più, ma faccio subito il giro di presentazione degli ospiti perché la notizia c'è. Pino Calò, ben arrivato, sei in testa alla classifica con il Milan 3-0 allo Spezia. Eccoci, guarda che porta una sfiga a dirlo. No, vedi, Angelo Pollina, ciao Angelo. Ciao, benvenuto. Buonasera Giorgio. Che non l'ha mai detto, è 9 anni che vince lo scudetto e quest'anno vincerà il decimo. Ecco. Enrico Rocitano, ben trovato. Tu devi fare il serio adesso. Sì, io saluto la capolista, ma saluto soprattutto e faccio i complimenti a Martina Trevisan. Tennis Club Prato. Una tennista di... Tennis Club Prato. È nata a Firenze, è cresciuta a Santa Croce tennisticamente, è di Pisa e vive a Pontedera. Quindi, ed è tesserata per il Tennis Club Prato, sbaglio? È arrivata ai quarti di finale del tesserata per il Santa Croce, cioè per il TC Prato. Dove ha vinto il titolo di campione d'Italia a squadra. Però scusami Enrico. Bentornato Michel. Fammi finire. Gamba volevo semplicemente dire esatto, sì, che cosa ha fatto. Perché i complimenti? Perché nei quarti di finale del Grande Slam Roland Garros, battendo la numero 8 al mondo Barthez per 6-4, 6-4 in 2-7. Benvenuto, ben ritornato Michel. Grandissima, giusta annotazione Enrico, però. Oggi per il tennis italiano è una giornata storica, sì, perché c'è Sinner che ha battuto Zverev a 6-7 nei quarti di finale a Roland Garros. Ho capito che stasera è la serata, per non parlare degli argomenti seri cercano di deviare, già capito. L'argomento serio, questo ragazzo bentornato, 19 anni. Bentornato, grazie, bentornato. L'argomento serio te lo porta su un piatto d'argento Gabriele Taverni. Sì, Giorgio, ciao Gabri. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. La notizia c'è e è di quelle insomma scoppiettanti, perché Federico Chiesa è davvero adesso virtualmente praticamente un giocatore della Juventus. Si è sbloccato, come possiamo leggere anche dall'articolo del direttore Stefano Del Corona su fiorentinanews.com, l'affare tra la Fiorentina appunto e la Juventus. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni, come è stato detto anche nei giorni scorsi. L'affare lo sbloccherà Douglas Costa, che è in procinto di trasferirsi al Bayern Monaco in prestito secco, lo ricordiamo, così come in procinto di trasferirsi al Lione De Sciglio, sempre in prestito secco. Quindi queste due operazioni sbloccheranno di fatto l'affare Chiesa e insomma praticamente... Però scusatemi, ma c'era anche un problema di rapporti fra Chiesa e la Juve, fra Chiesa e la Fiorentina, cioè come chiudere... Questi sono superati? L'affare Radio Mercato dice che insomma l'affare è in dirittura. Quando via ha finito Gabriele, ha finito la sua operazione di perfetto cronista. Io, grazie Gabriele. Io volevo semplicemente precisare, Angelo, no, ti interessa? Sì. Che il semaforo sta per diventare verde. No, ma io sono sicuro che quello dice Gabriele è così, e purtroppo io ricapisco che era il maggior finanziatore della Fiorentina la Juventus, e vi spiego perché. Noi negli anni abbiamo regalato una mollata di soldi per un brocco come Filippo. 28 milioni, te li ricordo, sì, io. 28 poi ci hanno rifilato Bernardeschi, diciamo un mezzo giocatore, perché loro qui e ce l'hanno rifilato. Non mi ricordo più quanto. 40 milioni. 40. Ora per 50 milioni ci hanno rifilato Chiesa. Io devo dire, chapeau alla Fiorentina, complimenti a Commisso, sono bravissimi. Complimenti anche ai nostri amici che vengano qua, che pompano, no? Quando c'è un giocatore e naturalmente ci danno dei blocchi. Ora noi ci prendiamo Chiesa, abbiamo speso 50 milioni. Ecco, quest'anno così non vinceremo nulla ancora una volta. Grazie a Paratici ha fatto questo capolavoro. Naturalmente, e naturalmente i fiorentini saranno contenti, perché con questi 50 milioni penso rifanno mezza squadra e giustamente lotteranno. Mi lo auguro per loro. Anche l'entrata comunque non ci sono in questo caso. Fermi. Cerchiamo di fare il nostro mestiere. In entrata sul fronte centravanti invece, Giorgio, non ci sono novità, perché l'Everton ha ceduto Ken al Paris Saint Germain e quindi Milik potrebbe essere insomma sempre più guardate in direzione. Quanti di giri Fiorentina Juventus stasera? Sì, però lui ha dimenticato un certo Roberto Baggio, non so se mi spiega. L'ho pagato. No, certo da pagare. No, siccome te dici ci avete rifilato tutti i bidoni. Sto parlando. Sto parlando del resto e tu dovresti essere contento, perché il vostro nemico è la Juventus, ti dico la mia tesi. Fra virgolette, poi capisco
che voi ci regalate minimo 4, 5 punti o 6 a campionato, se della squadra ci ha dato più punti, ma ora lo capisco. Ora l'ho chiaro. Io questa questione l'ho chiara come... Vai, Mish! Infatti se dà Roberto Baggio un pallone d'oro, ma ti rendi conto o no? Quindi d'oro abbiamo vinto con noi il pallone d'oro. Io devo riconoscerti che la Juve ci ha rifilato... Gente valida, come sono gente stati. Per bene, va dato Gentile, sì. Torricelli di Livio, Gentile. Campioni, sì, insomma, Cucureddo si fece male subito. Cucureddo si è fatto male, però siamo fermi lì. Comunque io ti dico, a me dispiace perché sono sempre stato del parere che se si vuole fare una squadra competitiva, i giocatori buoni si tengono e se ne comprano altrettanti in aggiunta. Se però c'è proprio la necessità di dar via un giocatore buono, vediamo come ci si rimedia. Ora, l'ipotesi che circola di un possibile arrivo a Firenze di Calleon e anche, speriamo, no, sarà Milik, difficile, no. Milik. Ora, Milik è già Everton. Così, ci spengete subito le speranze. Resta Piontek. Resta un Piontek. Discorso di questo Piontek, genere. Piontek, ecco, te lo dico subito, ma Piontek... È polacco. Ha ragione Angelo quando dice che bisogna guardare le partite. Ma questo qui ha fatto un grandissimo girone in andata a Genova, poi si è fermato. Lui. Non ha fatto assolutamente più nulla. Nel Milan, nell'Hertha Berlino, si può riscattare. Anche Sky sta dando, dopo chiesa. Dopo di noi. Però per me stasera già inizia male. Perché abbiate inizia fiducia. Male, Pino, scusa, ti lascio la parola. Inizia Prego. Male perché un altro. Ecco, io all'amici fiorentini, gli voglio bene, gli auguro adesso con i soldi di fare una squadra e andare in Europa League. Perché superare anche la Juve, guardate cosa vi dico. Perché questo è un altro affronto che Paratici ci fa. Butta via 120 milioni, si poteva comprare altri giocatori, fra Bernardeschi e così. Alla Juve porterà il tè, le bottiglie col tè. Purtroppo questo porterà. C'è stato un bellissimo articolo di Alberto Polverosi oggi sul Corriere dello Sport, che dice, ma il titolo era, ma alla Juve chiesa serve. Cosa serve? Porta le bottiglie col tè, si allena a portare questo. Allora io posso dire il saluto a Federico Chiesa. Posso dire la mia su Chiesa, tu sai che io Chiesa non lo volevo alla Juve, l'ho ribadito per anni da questa tribuna e pensavo che non arrivasse mai alla Juve. Purtroppo c'è il nuovo allenatore e Chiesa, so che è stato chiesto esplicitamente. Purtroppo, addirittura dici purtroppo. È stato chiesto esplicitamente e voluto esplicitamente da Pirlo, sì, Angelo. Sì, però ce ne dobbiamo fare una ragione. Sì, ma lo vedi Michel, però come da essere che mai Chiesa si buttavano per terra, si strappavano le ora visto, sono già contento. Perché già, ma questo mi ha detto, se mi prendi caro Angelo, giustamente, ma io lo capisco, gli sono il cuore, stasera sono tutto a favore suo. Perché giustamente si chiappa una ballata di soldi, pagabili in 5 anni, soldi non ce ne sono. 3. Sì, ma insomma voglio dire, scrivi a bilancio, però tanto... Scrivi a bilancio. Tanto operazione bilancio, societaria perfetta. Rocco Commisso è un grande. Perfetto. Ora compra. Ha rimesso in pari compra, sulla carta se, se compra due giocatori giusti, la Fiorentina può avere una bella squadra. Ma questo è il punto, trovare i giocatori giusti. Magari con un allenatore che la faccia giocare, la Fiorentina se la può lottare anche per battere la Juventus, perché la Juventus naturalmente con questa conchiesa non entrerà nemmeno in Europa. Attenzione Giorgio, perché ci potrebbero essere anche alcuni risvolti sempre sulla vicenda Chiesa, perché secondo insomma quanto apprendiamo negli ultimi minuti, Chiesa dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Fiorentina. È chiaro che stiamo parlando un po' di un'assurdità prima di andare alla Juventus, perché se il giocatore verrà acquistato dal club bianconero in prestito biennale, Federico Chiesa dovrà per forza di cose rinnovare il suo contratto, forza, quindi questo... ancora questa vicenda non è sbrogliata prestito, insomma, del no, tutto. No, ma questo è un fatto tecnico, un prestito, no? Perché è chiaro che se non rinnova poi quello può dire un domani, io non ho rinnovato, allora tu rinnovi perché rimane comunque... Diciamo che è un'azione dovuta. Sì, perché... Nel senso che legalmente tu non puoi andare in prestito per 2 anni se vai a presenza di Chiesa. Lo paga in 3 anni, è giusto che la Fiorentina rinnovi però comunque ora comunque tranquillizziamo la frangia di Viola che non vuole più Chiesa dopo l'affare della fascia di capitano sul quale credo che tu vorrei che tu ti preparassi. Aspetta una scivolata clamorosa. La trattativa non è in dubbio. Aiutami a fare chiarezza. Quindi potrebbe slittare solamente di qualche ora per questo. Aiutami a fare chiarezza. Se anche Chiesa dovesse rinnovare con la Fiorentina, il passaggio di Chiesa alla Juventus non viene messo in dubbio. Esatto. È un escamotage tecnico-legale necessario per permettere il passaggio perché, correggimi sempre Gabriele, sto cercando di banalizzare il concetto, perché non si tratterebbe di un acquisto immediato, cioè un passaggio secco da oggi a domani dalla Fiorentina alla Juventus, ma
un prestito biennale con obbligo di riscatto alla fine dei due anni, per cui il pagamento della Juventus alla Fiorentina viene spalmato su questi tre anni, quelli che saranno, per cui saranno 3 o 5, no, perché fa differenza. No, no, 3. Perché va di 5. Dicevano 10, 20 e 20. No, saranno 50, 10 subito. 20 e 20. 20 e 20. Quindi questo siano 50, siete sicuri? Sono 50. Guardate che da parecchie parti si affermava. Comunque sia, gira come ti fa. Uguale, guarda, a questo punto se gliene davo 80, questi soldi si regala. Tagliene 100. Paratici ormai è diventata una... Ma io con questi soldi devo comprare roba buona. No, fermo, aspetta, ecco. Fatemi finire. È perché arrivavo proprio a questo. La Fiorentina però ora non ha 50 o 60 milioni, quelli che sono in mano per poter comprare. Non li ha. Ha la prima tranche, che siano di 20, 10, di 15, quelli che sono. 10. Giorgio, ma la Fiorentina potrà fare la stessa cosa. Fatemi finire di spiegare la cosa, per cortesia, perché sennò poi ingeneriamo confusione. La Fiorentina ha messo a posto il bilancio, cioè ha messo a posto la carta, perché sulla carta la Fiorentina scrive incasso 50-60, quello che è mi interessa poco. Quindi il bilancio scritto è a posto. Pradè, che deve muoversi sul mercato, non ha 60 milioni in tasca, ne avrà 20, 15. Però ora, con quel bilancio, correggimi tu Angelo se sbaglio, con quel bilancio fatto sistemato, allora, può fare un extra, è autorizzato, è commesso a spendere di più. Mi ha dato uno spunto per fare una piccola riflessione. Scusate se sono stato ecco lungo, perché, ma cercavo perché di il rinnovo, perché con il rinnovo la Fiorentina sistema il bilancio. Sistema il bilancio in cui naturalmente va a scriverlo a bilancio e chiaramente ha la possibilità, anche se non ha virtualmente i soldi in mano, ma ce l'ha perché anche per l'UEFA può fare l'acquisto che vuole, perché comunque c'ha 10 milioni, 60 scrive comprerà ora. Uguale come ha fatto con la Juve, la cioè lo paga e te lo pago fra due anni. Ormai i soldi, noi l'abbiamo ci detto sono. A aprile Giorgio, io e te qua, mentre gli altri, ti ricordi, i soldi quest'anno non ci sono. Sono solo scambi di prestiti in questo modo, con dei soldi in anticipo, fanno le stesse operazioni. La Fiorentina ha la possibilità di poter spendere i soldi di Chiesa, forse anche più, perché la Fiorentina, ricordo, che c'aveva uno sbilanciamento di 35 milioni che l'UEFA, ti ricordi? 32-33 erano. Adesso la Fiorentina va in bonus. Quindi può fare quello può che ne voglia. Può spendere anche più di quelli. E questa è una buona notizia, Michel. No, io mi inchino alla sapienza vostra, siete tutti commercialisti affermati, importanti. È il secondo titolo che ho infatti. Però a me, da tifoso viola, mi frega di avere una bella squadra che ci faccia fare figure ben diverse da quella che ci faccia fare a Pradè, non a noi. Quindi io adesso, il giudizio complessivo si darà sull'operazione, su tutta l'operazione. Chiesa che va via e chi arriva. A quel punto sarà... dovrebbe arrivare, dicevo, sicuramente la coppia Calleon-Milic, non mi sarebbe dispiaciuto. Milic ora voi mi date subito la mazzata. E Milic dove andrebbe a finire? All'Everton, da Ancelotti. Vabbè, prendete Piontek, non è male. No, Piontek te lo pigli te. Allora, io l'ho sentito qua. Io l'ho sentito qua. Numero 9 sulla maglia ce l'ha. Che cosa ha fatto al Milan Piontek? Io, Pino, in questa trasmissione ho sentito il mio amico Michel dire che era un campione, come mai la Fiorentina non va a scovare questi, te lo ricordi? E io gli ho detto... Ma chi è un campione? Che cosa dici? Tu mi hai detto, in questa trasmissione, quando era a Genova, come mai la Fiorentina non va mai a trovare... Perché non si va a trovare... È vero, ma nel girone è andata a Genova, ma c'è una caserma di gol. Michele, una cosa è giocare Rocca Cannuccia, con rispetto. Una cosa è giocare le grandi squadre. Marco da Firenze dice, ho visto giocare Piontek oggi pomeriggio ed è stata una cosa penosa. Pronti. No. Allerta Berlino, che non è, in Italia, non è una Italia delle prime squadre tedesche, però metà classe... Pena, ha fatto pena, quindi Firenze c'ha un bel scherziamo, no, Piontek, io voglio sperare sia una butade per messa lì per l'opera, l'ingegno di qualche procuratore che c'ha da sfruttare. Sì, però la domanda è, qual è la punta da 15-20 gol che non è lo a so. Giro? Anche, questo ce lo chiedono anche da casa, perché non esiste di arrivare in questa situazione a un giorno dalla fine del mercato. Punti il dito con questa affermazione, tu Michel, punti il dito contro la società o contro il direttore sportivo? Beh, il direttore sportivo fa parte della società, e quindi è evidente. È diverso. Scusa, se il direttore sportivo ha l'invito della società a muoversi solo quando si vende,
e non è colpa sua se arriva l'ultimo giorno di mercato e non ha ancora... Io però non metterei... Va bene, ma il direttore sportivo è un uomo di calcio, è un uomo che... Sì, ma io non metterei in questo caso i carri davanti a voi. Io vorrei aspettare, perché ricordate, nel senso che ancora ci sono fino a lunedì... Meno di 24 ore, Sì, Giorgio. Domani sera. Ma normalmente, alle 8. Sì, ma normalmente ci sono operazioni che si chiudono, che sono già preparate in silenzio. Sì. Io penso che la Fiorentina, questo però è un mio pensiero, mi smentiranno i fatti, io penso che la Fiorentina, soprattutto con la presenza di Vidrocco Commisso, sia venuto apposta perché ha dei colpi pronti da preparare. Ma guarda, la Fiorentina sotto questo profilo sono stati bravi, perché Amrabat se l'hanno preso il mercato di gennaio. Sì, cioè, non potete farlo su Pablo, perché voi avete cominciato, avete detto in quella maniera, non cominciate. Questo per ora ha fatto due partite, ancora non si può fare nessun giudizio. Io vi sto dicendo, però, certo, va fatto che secondo me, nel suo ruolo. Michel, secondo me Pradè sta lavorando, ma non ne sono sicuro, ma ci potrei mettere la mano sul fuoco per comprare il giocatore. Ti bruci, No, perché no, se metti la mano sul fuoco ti bruci. Secondo me, guarda, ti dico, Vlahovic ce lo mandano via. Ti dico cosa penso. Sì, ma si prendono spera... un centravanti insieme a Crotone. Crotone è un'altra cosa. Scusa il lapsus, ma sai, tu ti guardo e mi viene questa cosa. No. Ma addirittura si parla di conti. La speranza però è che siano operazioni già impostate, che ci sia solo da concluderle. Allora questo potrebbe consentire di accettare. Ma se invece siamo qui punto a capo, si deve partire da zero quasi. Non posso pensare questa cosa. Posso tranquillizzare il mio amico Michel? Sembra che si siano aggiustate le cose per l'acquisto di Quarta l'argentino, sì, che è in viaggio per un difensore centrale, un casino, Quarta ne parlano tutti bene, sarebbe un bel acquisto, sì. È un nazionale argentino, quell'argentino è uno che innesta, perché voi l'avete visto giocare, sì. Nazionale argentino, allora vi sfido, perché ora siccome non fate come quando avete preso, come si chiamava quello, Pedro Pedro era un campione. Io dissi, li voglio vedere, l'avete mai visto giocare questo quarto, che è un siccome l'hanno scritto quarta, ve lo chiamo così, no, ve lo scrivo così, siccome voi l'avete sentito solo sul giornale, ma non l'avete mai visto giocare, non vi allassate così, che poi la gente vi viene dietro con Forconi e dovete vedere i giocatori. Guarda, è un difensore centrale forte di testa, io dico sempre, bravo nello stacco, ottimo nell'anticipo, alto 1,90 m, porta il 42 di scarpa. Grande Giorgio. Io sempre Giorgio Menetti testimone che dice il campo. Se innesta la quarta, Dio sempre. Vediamolo. Comunque, vi voglio ricordare che a Firenze qualche annetto fa c'era un certo Basanta che non era sto fulmine di guerra. Era un difensore centrale argentino che però non fece niente. Ha avuto anche Gonzalo Rodriguez. Ha avuto anche Passarella. Oh, che c'entra? Per quello. Adesso, come si chiama? Pezzella. Quindi vediamoli su come ti dico sul campo, il campo è Cassazione. È il campo, è la Cassazione. Proprio su quarta, era Giorgio. Era un casino stasera, lo sapevo. Proprio su quarta è stato anche convocato in nazionale argentina. A proposito di nazionale, ha lasciato, abbiamo una notizia dell'ultima ora, che Castrovilli ha lasciato Coverciano perché insomma a causa dei problemi fisici, insomma, che ha avuto nelle ultime partite, ha lasciato Coverciano per tornare a Firenze. C'è che gli devo dire qualcosa sul giocatorino Barella, bravo, sì, bellino. Ma di una cattiveria, di una fallosità. Allora? Ribéry l'ha ammazzato l'altro giorno, no? È un discorso che stavo visto poco, però ha preso una pedata incredibile, simile a quella che aveva preso il giocatore del Lecce, che l'ha costretto mesi e mesi. Perché non dici la stessa cosa a quello del Lecce, invece di pigliarsela solo con Barella? No, che c'entra? Quello del Lecce è già stato ampiamente... Ma l'hai già ammazzato, Con tanto di ragazzi, rabbia nei confronti del direttore di gara... Che quello del Lecce non nemmeno un'ammonizione perché fallo. Si gioca a pallone. Ho capito, ma e come stasera, eccolo. Siamesi. Ciao, ti saluto, ci vediamo dopo. Vai. Sì. Grazie. Sono messaggi di fumo fra me e Gabriele Taverni. Non vi preoccupate. No, vabbè. Noi andiamo avanti. Volevo dirvi, e come tu hai detto, si gioca a calcio, come stasera a Torino, no? Oh, ecco, ora poi stasera dobbiamo obbligatoriamente mischiare le cose, perché è innegabile che la... Posso usare un terminaccio? La pochade. Che classe. Stavo per dire un'altra cosa, ma mi sono fermato per rispetto delle orecchie qui di chi ci ascolta. Vedo dei miglioramenti etici. È l'età. La pochade di Juventus-Napoli ha portato a fare che? Lo ricordiamo rapidissimamente. C'è, tra l'altro, vi siete persi perché eravate impegnati in altre cose, ma c'è un'uscita
del CTS, che è il Comitato Tecnico Scientifico, che tira le orecchie all'ASL, perché il Comitato Tecnico Scientifico sostiene che l'intervento dell'ASL di Napoli non rientra in nessuna casistica sanitaria di quelle previste dal CTS per imporre la quarantena. Sì, altre partite sono state giocate nella stessa situazione. E ha detto il CTS, guardate... Crotone, Milan, Torino, oggi, non mi ricordo chi... Atalanta, Cagliari, c'erano cose. Tutti. Milan aveva... Ibrahimovic e Duarte. Se io, se tu mi dai 30 secondi, cerco di spiegare due cose. Intanto distinguiamo la questione della partita con la Juventus. La Juventus, naturalmente, la Federcalcio gli dice: tu adesso in campo prenderà. Io, 3-0, eh? Sì, io non, e punto in meno del Napoli, Napoli classifica. Perché c'è naturalmente la mancanza della sportività. Tra l'altro entrerà anche l'UEFA. Ma io tutto questo lo lascio un attimino da parte, perché non mi interessa, c'è una questione. Non capisco perché Napoli non è andato a affrontare la Juve oggi, che in una fase di costruzione aveva anche la possibilità di vincere. Ultimamente parlando, era meglio oggi che non fra 4 settimane. Cioè, questa cosa non lo capisco, ma ho capito che non è una questione di partita della Juve. Qua è uno scontro fra il Napoli e la Federcalcio, ma soprattutto come può un funzionario di una ASL periferica emettere una situazione di questo tipo quando sappiamo che il controllo del territorio spetta allo Stato, eventualmente alla Regione. La Regione se ne è lavata le mani, non a caso ora tu vedi questo il comunicato che ha detto, ma soprattutto c'è una cosa. Sabato passato si è giocato Napoli-Genova. Corretto. A un certo punto il Genova chiede a questo dell'ASL di poter fare i tamponi partendo il venerdì sera da Genova, di fare i tamponi a Napoli. E questo gli risponde, sta agli atti, noi non lo possiamo fare perché non ci sono non abbiamo i tamponi, non abbiamo tempo per provare. Il Genova parte. Questo dell'ASL di Napoli, perché la stessa ASL che è periferica. La stessa ASL ha risposto così. Allora il Genova è partito sabato mattina aspettando, prima di fare i tamponi, e chiaramente in ritardo. Una cosa l'avevi fatto il venerdì sera, il sabato mattina potevi già sapere se c'avevi dei giocatori. Una cosa l'ha fatto il sabato, è andata a Napoli e poi si è scoperto dopo. Adesso il Genova può chiedere anche l'annullamento della partita, perché questo motivo. Pensate che situazione, cioè significa non avere il controllo del territorio in questa situazione. Il ministro che dice no, un problema della Federcalcio, punisca, dica, noi non ci siamo. Il consiglio regionale, cioè l'assessore dice no, ma è una cosa periferica, quando il controllo... Cioè hanno scaricato su questo, mi pare qualcuno ha detto, l'ha visto in qualche televisione con una faccia bianca, perché questo se veramente una magistratura normale lo prende l'arresta, perché qua c'è un attentato contro la libertà, tu non puoi... Tu che autorità sei per dire... Attenti, fermo. Da questo punto di vista ti fermo, perché il comunicato dell'ASL Napoli è estremamente intelligente dal punto di vista... Se non ti dice... Invita al rispetto della quarantena, che ora io uso il termine quarantena, ma non è corretto nella situazione, solo ed esclusivamente i contatti più vicini al giocatore Piotr Zelinski. E li elenca, guarda caso, è tutta la squadra del Napoli, tutto lo staff tecnico e tutto lo staff medico. Quindi lui, ASL, invita i suddetti al rispetto delle cose. Sì. È un invito. No, ma è anche un'invasione di campo sul Comitato Scientifico Nazionale, che non prevede questa roba, perché guarda che il Milan, l'Atalanta, tutti quelli che hanno 2 o 3 giocatori hanno giocato ugualmente uguale. Li metti in isolamento, fai tampone a quell'altro... Questo è anche un'invasione di campo arrogante di un incapace, di un funzionario che entra a piedi uniti su una questione che non so dove andrà a finire, perché io mi immagino che Napoli sarà punito dall'UEFA perché c'è una mancanza di sportività, già l'UEFA è intervenuta. La Federcalcio che naturalmente va avanti come un treno. In Napoli solo il minimo che gli spetta è una multa e la penalizzazione sulla classifica hanno un punto in meno, perché gli levano un punto per mancanza di sportività. Io non capisco l'obiettivo di De Laurentiis. O c'è un obiettivo di andare allo scontro con la federazione, però sbagliando anche, consigliato male. Oppure c'è veramente un errore di fondo, oppure qualche cosa d'altro che noi non sappiamo. Sappiamo soltanto che ora, caro Giovanni Testa, dobbiamo passare la pubblicità. Subito dopo torniamo, intersecando questa pochade Juventus-Napoli, grazie per avermi sdoganato il termine Michel, e soprattutto per Chiesa alla Juve, ma ufficialità. Pensate che sui social gira già la fotografia di Federico Chiesa con la maglia della Juventus. Montaggio ovviamente, però perfetto, per chi l'ha visto non c'è neanche una righina di Photoshop, niente, fatto molto bene 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 bene. La pubblicità, mi iscrivo. L'ansia in
ingigantiva le mie preoccupazioni. Mi sentivo di cattivo umore. Tutto mi sembrava diverso. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con formula Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Cuori da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo. Vieni fresco. Una meraviglia. E poi il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Dopo una giornata di lavoro, pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Da Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. Benvenuti da Carini. Cosa realizziamo? Porte da garage di alta qualità. Carini è sicurezza e comfort nel tuo spazio abitativo. E questo è tutto? No, non è tutto. Studiamo per te la soluzione migliore per le tue esigenze. Seguitemi! Il nostro team è fatto di persone, progettisti, costruttori e montatori dei quali ci prendiamo cura. La misura dei nostri prodotti sei tu. Eh già! Ma vuoi sapere cosa ci rende così speciali? Noi siamo qui, a Monte San Savino, nel cuore della Toscana, magari a un passo da te, ma lavoriamo in tutta Italia. Precisi, veloci e raggiungibili. Benvenuti nella nostra grande famiglia. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Eccoci qua, siamo pronti. Ci stavamo ancora interrogando su tante cose perché tra un pochino Gabriele Taverni rientrerà in trasmissione riportandoci a battuta caldissima le dichiarazioni del presidente della Juventus Agnelli, che parla di Juventus-Napoli, probabilmente parlerà anche di mercato, un attimo di pazienza, arriviamo da tutti. Ritorno, prima di sviscerare ulteriormente Juventus-Napoli, ritorno sull'aspetto Chiesa. L'episodio fascia di capitano di venerdì contro la Sampdoria. Si poteva evitare. Buoni lì con quel telefono. Si poteva evitare. Aspetta, volevo far leggere una cosa. Sembra, per quello che siamo riusciti a ricostruire oggi, che alla fine si riconduca tutto a un errore. Nel senso, Iachini avrebbe scelto Chiesa dicendo gli tocca la fascia per quello che ha fatto, per il numero di partite che ha, aspetta, e perché probabilmente l'ultima.
lo spogliatoio non ha detto sì, va bene, chi se ne fa. Il fatto che fosse la fascia blu e non la fascia di Astori, alla fine, era stato detto, sono intervenuti i tifosi nei confronti della società, la società. Sembra che invece alla fine sia stato materialmente un errore e che di questo errore del magazziniere, che di questo errore ce ne si sia accorti a partita in corso. Sì, vabbè. Scusa Giorgio, posso leggerti una notizia in diretta? Questo però mi serve, perché è ufficiale da Sky. E il prestito di Chiesa è così, 2 milioncini gliene dà quest'anno, 8 milioni gliene danno altro anno e riscatto a 40 milioni fra 3 anni. Questo è pubblicato. 2, 8, 10, 40, 50 milioni. Però gli dà 2 milioni quest'anno. Ora? 8 milioni in altro anno. Le condizioni è tanta roba. Leggi le condizioni dopo. Sì. Quali condizioni? No, sì, sì. Subordinata delle condizioni. Subordinata alle condizioni del bonus dei soldi, che Chiesa deve fare almeno 10 gol. Se no, cosa succede? Se no, i bonus oltre. Se no, si decurta per 10 milioni. Deve fare almeno 10 gol. Legata a un. Aspetta, e poi anche la classifica. Leggilo tu, leggilo tu. Allora lo deve far giocare perché deve segnare 10 gol. Questa è una notizione. La Fiorentina e Juventus. Scusami, la fonte chi è? Sky. Allora, la fonte Luca Marchetti, è Di Marzio, Sky. È One Football, che è un'applicazione di calcio. Che fonte dici? Poi Sky. Fiorentina e Juventus hanno definito l'accordo per il passaggio di Federico Chiesa. La notizia arriva da Gianluca Di Marzio, che a Sky Sport fornisce dettagli dell'accordo tra i due club. 2 milioni di prestito il primo anno, 8 milioni il secondo anno e obbligo di riscatto fra 2 anni, fissato a 40 milioni e vincolato al verificarsi di queste condizioni. La Juventus arriva fra le prime 4 in campionato. Chiesa totalizza almeno il 60% delle presenze, raggiungendo almeno 30 minuti a presenza, o Chiesa raggiunge almeno 10 gol e 10 assist in bianconero. Ma hai capito? È così ora che si fanno i contratti. Sì, sì. Riepilogo. Ora non... Riepilogo e riassumo. La Fiorentina scrive più 50 sul bilancio, certo, e sistema il bilancio sulla carta. Societariamente, tanto di cappello all'operazione. Costo zero. Vuol dire che c'hai i soldi per comprare altro? No! Ah, è quello. Sto facendo questo riassunto apposta. La Juventus ora per Chiesa dà milioni due. Due. Uno e uno due. Ora. L'anno prossimo dà milioni otto. Otto. Più due, dieci in 2 anni. Alla fine del terzo anno, obbligo di riscatto della Juventus, cioè la Juventus non può non pagare, certo, Chiesa, a meno che la Juventus non arrivi nelle prime quattro. Chiesa, mi guardi male, è scritto sulla contratto. Chiesa non abbia fatto almeno 15, 12, 10 gol, 60% di presenza. E il 70%. Ah, 10, bravo, grazie Gabri. E ogni ispezione di gara almeno 30 minuti. E il 60% 70. Nei tre campionati di presenza, 70. Cioè, che vuol dire che giochi, virgolette, titolare. Sì, sì. Ho anche un altro dettaglio, però, non so se era stato detto. Che la Juventus si classifichi tra le prime 4. Sì. C'è un'altra cosa. Dice, in realtà, ragazzi, come chi ha fatto questo contratto per la Fiorentina, in realtà, è bene che cambi come mestiere, spiega l'esperto di mercato. È bene che cambi mestiere chi ha fatto questo contratto per la Fiorentina. Ma con tutti i soldi che si è regalato. È bene che cambi mestiere chi ha fatto questo contratto. Dice Di Marzio che c'è ancora un problema, perché Chiesa dovrebbe rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina, ma vorrebbe le stesse cifre che gli offre la Juventus. Certo, si garantisce. In caso di mancato riscatto, il giocatore vorrebbe tornare in viola, certo, percependo l'ingaggio che gli garantisce il club bianconero. Questo è normale. Però la domanda è questa: il presidente della Fiorentina ha sempre detto che Chiesa sarebbe stato dato via qualora fossero arrivati i denari che lui riteneva arrivati. Congrui. Sono arrivati? No, arrivano fra comunque, 4 anni. Fra 3 anni. Ma tu scusa Michele, ora te lo dico se. Ma chiedi veramente alle balle di giornali e agenzie c'ha bocca? 50 milioni credo sono un prezzo stabile. All'intervista rilasciata dal presidente. 50 milioni è veramente una valutazione enorme, perché uno l'aveva pagato più di 30.
glielo paga di razionato, ma lui ha bilancio sistemato. Fino a un certo punto il commisso parlava di 60 milioni. Se non sbaglio, addirittura i primi tempi in cui si discuteva, parlava di 70 addirittura. Corretto. Quindi da questo si dovesse arrivare a comunque io ribadisco, a me interessa la squadra, che la squadra venga fatta forte, che adesso per essere chiari una sostituzione di Chiesa all'altezza massima. Per essere chiari e no, più realisti del re, e lo ridirò fino alla noia, societariamente parlando questa è un'operazione di altissimo livello, perché permette al bilancio sulla carta della Fiorentina di essere stra a posto, e attenzione, tifosi della Fiorentina, come ricordava Angelo, può permettere al presidente di cacciare dei denari per comprare, perché non ha più vincoli di fair play, è chiaro? Giorgino, scusa se anzi interroghiamo, li caccia allo stesso modo che se vuole. Se vuole allo stesso modo della Juve, va da qualsiasi squadra e dice guarda ti compro questo, così, così e te lo così. Lui è a posto, non mica averli, a te cosa ti cambia? Non hai? No, spiegaglielo a lui, cosa ti cambia avere i soldi in portafoglio o l'avere lì, la stessa cosa. Hai capito tutto, ora, ma il popolo viola, interessa sapere che squadra ne viene fuori da questo. Lo chiedi a me a Giorgio. Lo devi chiedere a Pradè. Mica siamo i direttori sportivi della Juve. Nel senso... che cioè magari adesso abbiamo già risolto tutti i problemi, Angela. Hai detto che è una grande operazione finanziaria, societariamente parlando è una grande operazione, però chapeau per chi dice in questa maniera, però ribadisco che adesso si tratta di vedere come viene sostituito Chiesa, a che livello, che squadra viene fatta. Questo è un altro paio di maniche, di maniche è estremamente legato. Perché se io devo fare una squadra che si pretende essere competitiva dando via i pezzi migliori e poi non compro adeguate sostituzioni, allora... E poi lascio parlare Enrico. Sei di fronte alla volontà del giocatore di andare via, di non restare, quindi non è che puoi fare quello che ti pare. No, lui non può restare, non puoi tenere uno che non ha voglia di stare qui. Comunque Giorgio, è una delle condizioni che abbiamo detto. Basta che... Ho detto anche questo dalla presidenza, e cioè che se non si fosse trovato l'importo economico desiderato alla fine, lui sarebbe rimasto. E invece si è trovato l'importo a 50. Enrico, vai, poi vado da Gabriele, comunque, che così ci fa tutto il riassunto. Leggendo un'altra cosa, c'è anche 10 milioni di bonus, anche difficilmente raggiungibili. Adesso arriviamo. Enrico. La cosa importante per commisso, Michel, è stato ripianare il bilancio. Certo. Perché lui aveva 39 milioni di euro di rosso. Adesso ha 11 milioni di attivo. E con 11 milioni puoi fare interviste, conferenze stampa, che ne faceva una alla settimana, anche dall'America. Ha mai fatto riferimento a queste? Anzi, queste non ci dicono. Si torna indietro al famoso detto quando affermò i soldi non sono un problema, ve lo ricordate? Sì, sono un problema se i miei bilanci mi permettono di spendere. Se i miei bilanci non mi permettono di spendere, ribadisco, i soldi sono un problema come per tutti. Alla fine contano i fatti. Se viene fuori una Fiorentina più forte, parecchio più forte di quella dell'anno scorso, di quest'anno... Non mi hai fatto finire. Commisso vuole comprare un giocatore che gli costa 30 milioni in contanti. Lo può fare. Lui lo può fare tranquillamente. Prima non lo poteva fare. Il rosso non lo poteva fare. Vediamo, ragazzi. Gabri, riassunto dell'intervento a Sky del presidente Agnelli. Sì, Giorgio, partiamo da Agnelli, che comunque si è trasformato davanti ai microfoni di Sky in Cristiano Ronaldo, perché comunque ha dribblato in modo quasi perfetto le domande dei giornalisti presenti, chiaramente spiegando prima tutta la vicenda, insomma, di Juventus-Napoli. Poi nella domanda di mercato ha semplicemente affermato che i calciatori della Juventus in questo momento, ha sottolineato ancora una volta, in questo momento sono i migliori che poteva insomma aspettarsi anche da questa stagione. E per quanto riguarda il mercato e quindi Chiesa, ha detto se ne occupa Paratici, quindi insomma davvero dribbling perfetto da parte di Andrea Agnelli. E questo bisognerebbe fare da parte di tutti i presidenti. Dire, ne parla Tizio, perché mi guardi con quell'aria tu? Cosa stai per tirare fuori? Sentiamo. No, non sto per tirare fuori nulla, vedi Giorgio. Vedi Giorgio, il problema è questo. Non ce n'è uno che gli dispiace che Chiesa vada via. Sì, tutti, anzi mi fa... Non ce n'è uno che gli dispiace. Allora, però Giorgio... Hai già il viaggio per Perugia? Sì, a sbagliare parole. Questa è bellissima. Hai ragione, è bellissima. È bellissima. Anche su Perugia. Però vedi Giorgio, una cosa è certa. Questo cosa dimostra? Che la Juve è una società, poi può rimanere simpatica, antipatica, allora parlo fuori dalle... è una società organizzata in un modo perfetto, perché quest'anno ti ha fatto vedere che a un certo punto, l'anno scorso ha lasciato mano libera
a Paradice, bravo, Annelli, bravo, che hanno fatto un arrosto. Quest'anno ha fatto tutto Agnelli, ci ha messo le mani sopra, dicendo gli acquisti. Sì, i contratti li scrive lui, ma li voglio vedere io, l'allenatore lo scelgo io. Gli ha detto a Paradice doveva liberarsi di 6 giocatori, se ne è liberato. Né bene né male, ha detto questi vanno tutti via, perché ha concordato. Fai come ti pare, ma vai via. Però, via. Giorgio, per far questo, e tu lo dici sempre, io devo farti complimenti perché sei un fautore di questo. Presidente del calcio, se ne ci stia. Perché per fare questo bisogna controlli 24 ore su 24. Anche 25. E gli deve, forse anche 25, gli controlli ogni secondo cosa fanno. Cosa... Devi vivere, se vivi una società di calcio la devi vivere. Ancora le operazioni non sono finite, ma certo che se la Juve ha dato via 6 giocatori e in entrata ha ringiovanito la squadra, porta dei giocatori, ha fatto un'operazione di... La dimostrazione è il Milan. Ah, sì, non ha padrone, sì, quindi è una barca... Ah. Il cui timone va come gli pare. Non dimentichiamo che ha abbassato il monte ingaggi di un notevole importo. Dove si è? Inquadrati. No, societariamente parlando no. Come no? Abbiamo Gazzidis insieme... che conta meno del 2 di picche nella Napoli. No, abbiamo Gazzidis e abbiamo due direttori sportivi. Abbiamo Maldini e Massara. Sì, la società è lì. Ragazzi, poi è primo in classifica, quindi i vari Moncada ed altro hanno fatto un mercato dove abbiamo abbassato ancora il monte, monte ingaggi e quindi il deficit di bilancio che era oltre 100 milioni, quindi per rientrare nel fair play, quindi stiamo facendo una politica di prezzi. Avete accettato di star fuori dall'Europa per non pagare la multa? No. L'Europa e ci adesso siete pronti l'Europa a rientrarci? L'Europa ci faceva comodo perché ci oggi, porterà un po' di soldi. Oggi mi diceva, diceva Stefano Chini, così vediamo di riassumere tutto il giro, poi parliamo anche di Juventus-Napoli perché tanto c'è tempo, mi diceva Stefano Chini, Pino, che secondo lui oggi, a oggi, terza giornata di campionato, la Juventus lotta per il quarto posto. Sono d'accordo. Ma se e tu guardi la classifica... Testa a testa Juve-Milan. Sì, sono d'accordo. Perché mette davanti l'Atalanta, mette davanti l'Inter, sotto certi aspetti lui mette davanti anche il Napoli. Io, e dice da vedere... il quarto posto se la vede testa a testa. Il Napoli è da vedere, perché sinceramente anche questa Roma non si sa come... Io sono da Lazio. Insomma. Chi era questo? Stefano Chini. Chi è questo, scusami? Stefano Chini, il nostro Stefano Chini. Chi è? È un bravissimo giornalista. Ma lo conosco. È, okay. è la voce della Fiorentina del telegiornale sportivo di... non lo conosco. E chi sei? Pazienza. Oh, ma io ho chiesto chi è. Avrai anche con... È quel signore un po' come Pino, senza capelli, con gli occhiali, che ci ha raccontato. Era lo speaker forse... ufficiale quando il Prato domenica, funzionava. Forse la domenica sera non l'hai mai incrociato. Ah, però... sì. Quello sì, bravo. Sì, fa le cronache veloci. Molto bello. Bravo. Allora me lo ricordavi il nome. Sì, certo. Non, avevi la faccia ma non avevi il nome. Michele, hai fatto un giro di approfondimento notizie, sei convinto di tutto? Scusa, della Champions ti ho detto, non partecipiamo, nemmeno facciamo... Della Champions non ha neanche parlato. Ah, io potete... penso che al tifoso fiorentino stasera avrebbe fatto piacere... Cosa? Di sapere che Chiesa va alla Juve, ma di sapere chi arriva. Beh, o perlomeno qualche voce. No, di sapere. Non di sapere. Tutti, no, di sapere. Di vedere... Cioè, qualche voce, qualche cosa. Ma sono detti tutti, cioè, è arrivato Barreca. Non c'è scritto assolutamente... Non c'è scritto arriverà assolutamente... Arriverà a Calleone, se non c'è scritto tutti. Assolutamente niente. Midic non io... arriva, se gli interessa Midic. Questo non lo sai, perché il calcio è vero che si chiude domani sera, però ricordatevi che ci sono sempre le formule, che se un giocatore si svincola... Calleone lo puoi prendere quando ti pare, ma anche lo stesso, scusami, Giorgio, anche lo stesso Milik che puoi prendere, che è un accordo con la società. È andato a Everton. No, tanto più c'è un fatto, Milik è in causa finire, come tutti gli altri napoletani. Su queste cose dovete preparare. È in causa De Laurentiis. Allora, se d'accordo con la società, il Napoli trovasse d'accordo la società con la Fiorentina e non trovasse posto, anche dopo il 5. Quello dicevano che c'era già. Aspetta, ti sto finendo. Uno si svincola, sai, vuol dire sciogli il contratto. Quando sei svincolato puoi andare in qualsiasi momento e lo puoi fare. Però devi entrare nella lista degli svincolati entro prima dell'inizio del mercato. Non puoi entrare nella lista degli svincolati. No, puoi svincolare ugualmente, perché tu quando sei svincolato, è chiaro che c'è un rischio per una società. Qual è il rischio? Che il momento che sono svincolato, come dire, ti posso fare ciaone. Perché questo, siccome parliamo di 20 o 30 milioni, scusa, una società come si tutela? Perché domani sei svincolato, dici vabbè, ormai mi sono svincolato, me ne vado alla Fiorentina a costo zero e diciamo il Napoli lo prenderebbe sotto la coda. Ma secondo te uno come Milik, sì,
con De Laurentiis ha la possibilità, hanno la possibilità tutte e due di arrivare ad un accordo per svincolarsi. No, sono a ferri corti. Sono a ferri corti. Però adesso vedi che con tutto quello che ti ha fatto il braccio di ferro e ha fatto saltare verso Prazzone, anche a Firenze sarebbe una piazza che potrebbe venire. Miri che cosa fa se non viene a Firenze e non va nemmeno all'Everton? Che fa? Sta in tribuna. Ma dice lui non voglia venire alla Fiorentina o l'Everton. Va all'Everton. No, no. Va all'Everton. Inizialmente sembrava così. Ora il suo Kin. Ex Moses Kean al PSG. Per cui ha liberato il posto di punta da Ancelotti. Ancelotti non vede l'ora di avere Milik. È primo classifica. Perché per i tre mesi che è stato a Napoli Milik gli piaceva un casino. Sì, sì, gli piace. Piontek è l'unico che possono prendere. Piontek è... Ti ribadisco quelli, che te lo quelli... cediamo volentieri. No, ma perché di quelli chiacchierati, poi magari spunta certo. Caputo del Sassuolo, che ne so. Magari... buttalo via, Caputo, no. Che ce l'avevamo qua. Quanti a 2 chilometri? No, quanto magari c'è? Due, no, qui a Empoli sono anche un pochino di più, però insomma... 15 chilometri. Quindi se non è venuto quando era Empoli, viene ora questa solo. Primi in classifica. È la dimostrazione, casi come ora quello di Caputo, è la dimostrazione di quanto... ci possa posso essere dirti, posso in dirti, vari operatori di calcistici. Posso dirti una cosa strana? Una cosa strana. È vero, sto per farti il nome di un giovane che ha bisogno anche lui di ambientamento nella massima serie, ma io Fiorentina, sapendo che l'Inter vuol dar via Esposito, non lo lascio andare alla SPAL, lo prendo io. Esposito ha già fatto gol in Serie A, ha già delle gare di Serie A sul gruppone. Rispetto a Kouamé, Esposito è meglio. Ma ora rispetto a, a Cutrone, Esposito è meglio. Secondo me se la batte con Vlahovic. Sai, Giorgio, per me, si torna al discorso del campo. Certo. Sulla carta. Però sai, i direttori sportivi devono stare un po' sulla carta. Senti, Michel, e ti do questa notizia così ti dirà su. E se tutto, se tutto questo fosse in preparazione a gennaio di Sarri a Firenze? Ci sono anche messaggi. Un noto TG regionale che ha fatto vedere, ma sarebbe a che ora? Alle 7:30. Un servizio non è stato detto, ma si è fatto intendere che abbiamo detto alle 4 ieri pomeriggio. Che ipoteticamente potrebbe essere, io non lo escluderei. Perché ci hanno fatto vedere un abbraccio di linea. Tra l'altro, potrebbe essere, come già da ieri stiamo spiegando, su volata di un collega di Torino. Un accordo non scritto. Bravo. Nell'affare Chiesa. Vedi, senti com'è grande il mio gioco. Un accordo non scritto nell'affare Chiesa potrebbe essere il cosiddetto ti favorisco a prendere sangue. Io ti do i soldi di Chiesa. Sì. Se per caso tu decidi di cambiare allenatore, levami dalle scatole Sarri che mi costa 5 milioni e fischia di contratto. Tanto ora glielo devi pagare il contratto da Juve a Sarri. Tutto è possibile, guarda, però lo dico io. Parliamoci. Giorgio, scenario verosimile. Guarda, questo è uno scenario intelligente. Sarebbe Sarri a Firenze. Ma correrebbe, Gli devi dare soldi a Sarri da Juve. Gli dice, guarda, io ti aiuto a prenderlo. Sì. Vuol dire che lo stipendio te lo pago io per quest'anno. Mi segui? Ci può stare. E fa un'operazione per commisso intelligente. Ci può stare, però io non credo assolutamente. Cioè, Calleone è giocatore da Sarri. No, tu da oggi in poi, ogni volta parli della Juventus devi ringraziarla. Sì, perché dillo, Giorgio. E te devi ringraziare perché quando ti sei dato Baggio non ha prezzo. Ti aggiungo, non so se hai letto ieri il pezzo di Firenze Viola, sotto il titolo già in bilico, Firenze Viola scrive: tutta questa situazione post Fiorentina-Sampdoria non vorremmo rappresentasse l'inizio di qualche scricchiolio all'interno dello spogliatoio. Quando si a questa frase partite... aggiungo l'espressione di Ribéry venerdì in Fiorentina-Sampdoria. Di solito, lo dicevo prima e poi vado in pubblicità, Giovanni, preparati. Quando ha detto sono triste. Ribéry, uno. Due, Ribéry è sempre stato, anche quando viene sostituito, propositivo. Con il linguaggio del corpo era verso il campo, verso i colleghi, parlava, partecipava, si incazzava. Venerdì è stato di una bulia più. Sì, ma aveva preso una botta alla caviglia sette giorni fa. E che allora per dire, esce dal campo, perché l'ho visto anche l'inquadratura. Michel, non ha giocato venerdì Ribéry. Parliamo di venerdì questo. Venerdì questo. La pubblicità, Giovanni, la pubblicità. Venerdì con la stampa. Le tue
tue difese immunitarie sono messe alla prova. Da oggi c'è Sustenium Immuno. Protegge te e tutta la famiglia. Difenditi con Sustenium Immuno. E con il cambio di stagione, prova la spinta di Sustenium Plus, il massimo dell'energia. Organico. Plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene, per te, per l'ambiente. Seitoscana.it. Da Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. La sostenibilità è l'orizzonte che ci guida indicandoci la direzione. Per noi di Estra significa essere presenti sul territorio con l'energia delle nostre persone e lavorare al fianco di clienti e fornitori nel rispetto dell'ambiente. Significa vicinanza alle comunità di oggi con uno sguardo rivolto alle generazioni di domani. Perché è nel futuro che da sempre troviamo il senso del nostro agire presente. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili, offerte imperdibili tutti i mesi, pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci al trasporto, pensiamo noi, spedizioni in tutta Italia. Arriva il Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio il nuovo servizio. Consiap Servizi Comuni, Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio. Studi medici Aesthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi, gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro, radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7, Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Allora, Juventus-Napoli è ufficialmente finita perché sono passati i 45 minuti di comporto che bisogna aspettare per dare tempo all'avversario eventualmente di arrivare in ritardo. Il Napoli non si è presentato a Torino, Juventus-Napoli dovrebbe essere catalogata con il 3-0 per la Juventus, Juventus in classifica va a 7, il Napoli scende a 5 perché ha anche un punto di penalizzazione. 3-0 e un punto di penalizzazione. Più multe. No, arriveranno le multe. Questo è quello che è. Poi aspettiamo la ratifica del giudice sportivo, se ci sarà il ricorso. Sarà sicuramente un iter lungo. Per carità. Il bello. Anche perché, scusami, quando la recuperano? No, ci sarà la giustizia sportiva che agirà, ma ci sarà sicuramente anche la giustizia ordinaria, i ricorsi al TAR, di sicuro non c'entra nulla. Comunque Giorgio, nei dettagli che ha descritto bene anche Angelo, il riscatto obbligatorio di Chiesa si verifica quando si verifica una delle condizioni, una delle quattro, solamente una. Cioè, si verifica o non si verifica? Si verifica, cioè il riscatto praticamente diventa obbligatorio. Se la Juve ha una... Se la Juve arriva nelle prime quattro, paga. Esatto. Oppure, se Chiesa fa almeno il 60% delle presenze. Esatto. Oppure, se Chiesa fa almeno 10 gol. Esatto, 10 gol. Basta praticamente che la Juventus arrivi nelle prime quattro, ad esempio, noi prendiamo quella più semplice. E allora pagherà sicuro, perché figurati se la Juve non arriva nelle prime quattro. Arriverà prima in ogni campionato. Perché sono due, sono via. Certo, tre. Sì. Tre. Figura, e vinci i prossimi tre scudetti, vuoi che non arrivi nelle prime quattro. Okay. È già scritto, no? No. Quest'anno il decimo, perché così volevo specificare. Volevo, no, però essere... scusami, questa... No, due campionati comunque. Questo è quello dopo. Questo è quello dopo. Questo è il prossimo. Sono due. Campionati. Due. Questo è il prossimo. Allora, ora questo lo vince. Nel prossimo, figurati se non arriva. No,
questo lo vince perché deve arrivare a 10, il prossimo, il prossimo se non lo, vogliono, se non lo vogliono si divertono e arriveranno 15. No Enrico? Beh, è già tutto scritto, no, da questo punto di vista. Ma sicuramente, ma sì, sono dettagli, sono dettagli, questi, sono ragazzi, dettagli, sono per dettagli. Accontentare la Fiorentina. Possiamo dai. Sapere che cosa ha detto? Ah sì, no. Vuoi sentire cosa ha detto Agnelli su Juventus-Napoli? Gabri, ce lo dici? Sì, adesso andiamo a ricercare un attimo. No, quello che hai sentito tu da Sky. No, ha giustificato insomma un po' anche quello che dicevamo qua in studio. Comunque è tutto come da protocollo, quello dell'ASL, insomma quello che era stato detto e quindi ha glissato molto anche su quello. Agnelli ha detto, De Laurentiis mi ha chiamato, ma io gli ho detto di no perché noi rispettiamo le regole. Che De Laurentiis l'aveva chiamato per chiedere il rinvio, se era d'accordo per il rinvio della partita. E lui gli ha detto no perché noi rispettiamo. Perché la Fede del Calcio ha detto alla Juventus, ha mandato gli altri le regole. Ha detto... Io volevo dire qualcosa a questo proposito, se posso, perché si è parlato tanto di ASL, si è parlato tanto. Io ieri credo di è stato aver l'unico anticipo, che ha insistito di aver sul non si gioca, dicendo se si gioca la partita. Vero. A una tua precisa domanda, ho detto se non c'è qualcuno che cerca di maneggiare i burattini. Questa è una commedia dell'arte. La commedia dell'arte ci vuole un regista. Chi è? Il regista fa il cinema, il quindi è un cinematografo. No, chi è il regista a questo punto ce lo devi dire. De Laurentiis. De Laurentiis. Ah, De Laurentiis. De Laurentiis. Ma perché? Si è appoggiato, dopo Agnelli, si è appoggiato al presidente della regione De Luca per trovargli la strada per... E non gliel'ha trovato qua. De Luca, credo che abbia fatto un pochino orecchie da mercante. Capito. E allora lui si è affidato al... Ecco, ma qual è secondo te la motivazione? Perché fa la guerra alla federazione? Perché? Faccio una cosa. No, aspetta. De Laurentiis ha pagato un monte di soldi di campagna a queste cessioni. Solo Osimè l'ha pagato un ottantino. Non mi interessa quello che ha fatto. No, può darsi ci siano anche problematiche di questo tipo. Allora, noi eravamo sabato qua a fare la trasmissione e ci arrivavano le notizie che tutti i giocatori... avevano fatto il tampone, il penultimo tampone, tutti i giocatori escluso Zelinski ed Elmas, due, gli altri sono dirigenti, gli altri due erano negativi al Covid. Quindi già da questo si partiva che il Napoli doveva andare a giocare a Torino. Perché infatti la decisione di non partire quando loro erano già sul bus per andare a pregliare. Quindi il regista ha dovuto trovare un'altra strada. È stata la strada dell'ASL. Ma perché? Il perché bisogna chiederlo a lui. Perché lui si sente. Ma semplicemente perché lui credo che si senta molto più intelligente degli altri. Ora, uno che va col Covid in un'assemblea di presidenti di Lega di Serie A e lui è positivo al Covid. Dice che è diventato positivo dopo. Può dire tutto quello che vuole, dopo, gli altri dicono il contrario. Ma c'è filmato, lui arriva, scende dalla macchina, gli altri dicono il contrario. Ma allora Milan, Atalanta, Genova, Cagliari, che dovevano fare? O le ASL di queste regioni erano meno intelligenti. Su questo argomento c'è una chiarificazione da fare, la facciamo tra un attimo. Prima volevo capire, Gabriele, che cosa c'è. Sì, perché abbiamo il virgolettato proprio preciso, Giorgio, appena è pronta la regia di Andrea Agnelli. Eccolo qua. Sì. Serve lealtà. Agnelli Dixit. De Laurentiis mi ha chiesto il rinvio, ma la Juve rispetta sempre le regole. 3-0, preferivo vincere in campo. Anch'io. Ora, la domanda è, perché De Laurentiis avrebbe chiesto il rinvio della partita alla Juventus? Perché c'è una battaglia. Solo perché mancava Insigne? No, Giorgio, mi sembra ma poi ora, scusa, parliamoci chiaro, parliamo serio. Il Napoli aveva l'occasione, visto la squadra di Gattuso che è ormai, rodata, la Juve in un momento di costruzione, vista a Roma, la poteva battere. Secondo me, ancora non lo so perché devo capire, ma c'è qualche cosa sotto lì, una battaglia contro la federazione, perché vado a chiedere anche Agnelli, cioè vuol dire che lui cerca alleati, è una battaglia che non capisco, poi qualcosa che non capisco, Giorgio, credimi, perché non è pensabile, questa roba non sta né in cielo né in terra, cioè va a convincere a un funzionario dell'ASL secondario che mette una roba contro
cioè complicata. Sì. C'è una cosa che volevo dire anche prima, Enrico, in relazione a questo. Prego. Che, siccome mi sembra irreale che un semplice funzionario di una ASL riesca a mettere su tutto il direttore. Responsabile, provinciale. Il numero era il direttore e l'ASL era il presidente. Alla luce di due cose. Primo, l'ASL ha fatto il suo, la situazione del virus in questo periodo sta peggiorando. Non c'entra. No, no, non c'entra, ma comunque... Non c'entra. A tal proposito c'è stata anche una dichiarazione oggi del, non solo di Conte ma anche di Speranza, del ministro della Sanità, che ha detto che detto, su queste cose decidono gli organismi. Non solo, però ha detto meno calcio e più scuola. Cioè c'è un giro. Ma anche questo, vabbè, vedi, sarebbe una dichiarazione contestabile. Perché si potrebbe benissimo sostenere. Spadafora in tre ore ha fatto tre dichiarazioni diverse. Oggi dall'annunziata non mischiate questa roba. Ma questo è errore, lasciamo perdere la palla di calcio. Non mischiare questa roba. Lasciamo perdere Spadafora. Che c'è un movimento che invita a trascurare un po' il calcio. Ma è da quando è scoppiato il Covid? C'è il ministro dello sport, non voleva neanche ricominciare. È un'ipotesi. Mi dà un assist. Allora, lo ridico per l'ennesima volta. Noi facciamo la trasmissione di sport. Poi se volete parlare di politica, no. Io... No, aspetta, ne parliamo. Ma noi facciamo sport. Chi vuol seguire lo sport, lo sì. Chi vuol fare la maglia, segua la maglia. Chi ha dei problemi, segua altre cose. Il mondo è vario. Noi parliamo di sport. Per tutti. Non mischiamo le cose, quella. Noi parliamo di sport. No, la notazione di Michele... No, scusa, finisco. Non era a Michele, in generale, lo voglio dire, mi ha dato lo spunto. Non dico a Michele, figurati. Lo dico in generale. Siccome sento oggi gente che dice, ma io... Ma tu guarda i tuoi problemi, non guarda lo sport. Lo sport è questo. Noi parliamo di sport e parliamo dello sport. In Europa si gioca il calcio, sono le regole, questo è. Tra l'altro ci stanno dietro, solo in Italia, 300.000 addetti assunti. Non sto parlando né di giocatori né di allenatori. Parla di gente che piglia 1.200 euro in mese, che sono i dati ufficiali. Perciò parliamo anche di lavoro quando facciamo di sport. Tutto il resto della gente che ha le sue... Giustamente, ognuno ha le sue fisiche mentali. Uno faccia la maglia, parla di oso, lascia stare il calcio. Dovevo a Enrico una specifica. Siccome ci domandavamo come mai De Laurentiis avrebbe fatto il registro... Non lo capisco, l'ha tutti contro. Ho pensato che sentito... dietro contro De Laurentiis ci sia un movimento abbastanza... come dire, ma scusami, se presidente a far sì della che campagna, il calcio abbia meno se presidente della campagna che parla con quella voce io dico, ora si fa così, ho visto come fa. Ma gli lo lascia andare, vuol dire che c'è qualche cosa? Però Michel, perdonami, se fosse De Laurentiis assieme, a capo, dietro, a un movimento che vuole far contare meno il Napoli, sarebbe un autogol famoso. Non meno il calcio. Ma è la Filmauro, sta super che sta sul Napoli, perché se sparisce il Napoli, sparisce la Filmauro. Se sparisce l'Atalanta, spariscono due terzi del business di Percassi. Non dimenticare però lui c'è il Bari, che è una piazza che gli è costato nulla, la sta tirando su con zero soldi. Ora, questo potrebbe essere un altro tipo di discorso. Pensate cosa mi è venuto in mente adesso mentre mi dicevi questa cosa. Vedi? E se fosse un movimento tale per cui lui poi lo possa usare per dire Napoli ciao, mi dedico solo al Bari. Sei un grande, io ti ormai sono una vipera, non sono un grande, sono una vipera. Si capisce al volo, perché però questa la... Enrico, ti dovevo una spiegazione. Prego. Arrivo subito, Michel, ti dovevo una spiegazione. Il Napoli ha chiesto il coinvolgimento dell'ASL, l'Atalanta non ha chiesto nulla, il Milan non ha chiesto nulla. No, per ma cui infatti... le ASL di Milano o di dove no. hanno fatto giocare il Milan perché ha chiesto il loro coinvolgimento. No, ma io intendevo proprio per dire, ma che le altre ASL che erano meno intelligenti Napoli hanno stati interpellate. Quindi... Non sono stati interpellate. Solamente non gli è stato chiesto cosa doveva fare. Milan ritiene di avere, il Milan ad esempio, ritiene di aver applicato correttamente le regole. Si è partito per Crotone. Non ha fatto giocare Ibrahimovic, non ha fatto giocare un sacco. Che problema c'è? Qual è l'altro? Comunque De Laurentiis. Duarte. De Laurentiis, se vi ricordate. E anche Leao, che quando era positivo. È rientrato, sì, ma ha finito. Non ha fatto la preparazione. Però ha finito. Oggi è rientrato, ha fatto gol. Meno male, non fargli fare la preparazione, ha fatto due gol oggi. Lascialo tranquillo. Meglio così. No, dicevo che De Laurentiis, se vi ricordate, al ritiro del Napoli, dov'era? Lì in Alto Adige. A Di Maro. Fece questo intervento sostenendo la necessità di interventi perché ho speso un monte di soldi sottolineando l'esigenza, l'ipotesi di dover rientrare in un qualche modo.
cercando il problema di chi è il regista, di perché De Laurentiis abbia fatto un discorso di questo genere, può darsi che una situazione economica non esemplare allora entri in qualche modo. Però mettiamolo in questo modo. Ipotesi. Qualunque sia la motivazione, ha fatto un passo estremamente pericoloso per sé, per il Napoli e per il movimento calcio, perché ha aperto un potenziale precedente al quale molti potrebbero attaccarsi. Come no, te lo dico. Secondo me nasce uno di quei casini che non finiscono. Ma non glielo permettono, Giorgio, perché non glielo permetto. Ma ti spiego e te lo dico in 30 secondi. Non glielo permetto. Io ho 3 giocatori che mi si fanno male. Sai che faccio? Prendo il funzionale dell'asma. Dimmi un po'. C'ho tutta la febbre. Questo sai che vuol dire? Ambra pipipipropopropò, ma che è un gioco serio? Peppe Di Vallo, non c'è più regole, così si gioca a ciccio bomba, ma questo non è possibile. Dai, ragazzi, Giorgio, perché prima parlavi di immagini che girano sui social, insomma abbiamo trovato... Ce l'abbiamo già? Esatto, ce l'abbiamo, insomma, ecco qua. Fatto molto bene, insomma, come allora, io credo che questo sia un fotomontaggio. No, è sicuramente un fotomontaggio. È sicuramente... Guarda, che collo c'ha. E che collo c'ha? Lungo. Perché il collo di Federico che è corto. Non lo so, ma secondo me quello è il collo di Ronaldo. Anche secondo me quella è la fotografia di Ronaldo sopra la faccia di Chiesa. Però vi lascio intendere. La maglia della Juve c'ha le due J anche di lato nella manica. Non mi dirai però che questa non è la maglia della Juve, eh. No, è la maglia della Juve, il collo è quello di Ronaldo. Ronaldo hanno messo Chiesa, dai, via. Sembra una canottiera. Cioè, è chiaramente un fotomontaggio. Sì. Chiaramente un fotomontaggio. Però voglio dire. Tu sai che mi dà una cosa? La cattiveria di Chiesa contro la Fiorentina pretende fino all'ultimo, cioè si possono fare alcune cose anche con molta più il fatto di questa cattiveria. Angelo, ti do un bacio in fronte, però fermati, perché questo è un argomentone di una bellezza più unico che rara. Non lo vorrei costringere in 60 secondi o smorzare perché abbiamo l'interruzione della pubblicità. Fermati un attimo, Gabri, mentre vedo che stai facendo 96.000 cose, un po' di polso da casa. Polso da casa, Giorgio. Tanto, tutti contenti? E soprattutto su Federico Chiesa, sì, capisco, ma che andrà in porto, chiaramente c'è insoddisfazione per il mercato, il che comunque si riferisce solamente ai colpi Bonaventura, Amrabat. Ho che visto sono già anche stati... un messaggio che hai selezionato che dice: ma all'anima del non voler essere il mio baggio, pigli 2 milioni subito, ne volevi 70 e devi prendere 50. Sicuramente dalla situazione Chiesa qualcuno esce con qualche ossigeno. Ha preso 15 milioni in più del valore. Giorgio, abbiamo anche un messaggio, insomma, rivolto di un nostro amico a casa. Chiesa se ne va da Firenze perché ha una tifoseria pessima. Cosa? Chiesa se ne va da Firenze perché ha una tifoseria pessima. Mamma mia. Allora, fra la cattiveria di Chiesa nei confronti della Fiorentina, cattiveria, determinazione nel chiedere una cosa a una società che ti ha fatto valorizzare. Perché è la Fiorentina che ti faccio giocare, certo. Paolo Sosa che ti faccio giocare. Se vai a guadagnare 4 milioni e mezzo alla Juventus, è dir grazie anche alla Fiorentina. E allora anche alla Settignanese, dove? E allora tutti contenti, perché così pigliano il premio di valorizzazione. No, ma ne parliamo subito dopo la pubblicità. Grazie Giovanni Testa. Firenze è l'azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze. La Promo Firenze svolge funzioni di agenzia di sviluppo e lo fa attraverso la produzione di una serie di servizi. Il nostro ufficio aiuta le imprese ad accedere alle agevolazioni europee, nazionali, regionali e così via. Noi facciamo una selezione delle misure che agevolano le imprese. Divulghiamo questi provvedimenti, incontriamo le imprese e le informiamo su questi provvedimenti. L'attività di questo ufficio nel tempo si è sviluppata dalla mera informazione e promozione dei diversi provvedimenti locali, nazionali e anche comunitari al supporto per la produzione delle domande. E così la Mibit, azienda di Sesto Fiorentino che dagli anni 70 produce minuteria metallica per la moda e la meccanica, decide di investire su un nuovo macchinario altamente innovativo e trova la soluzione in Camera di Commercio. Abbiamo scelto di acquistare una macchina la cui destinazione sarebbe stata legata soprattutto alla meccanica, e quindi un tornio fresa. È un investimento di 100.000 euro.
Giovanna Marchini, alla guida dell'impresa, lo fa anche per Elena, la figlia da poco laureata in ingegneria, che l'aiuta in azienda come il figlio Matteo. È lei che si occupa della parte della programmazione e quindi il fatto di avere una persona che è preparata sotto questo aspetto completa quella che può essere la proposta che la nostra piccola azienda può ancora fare al mercato. Noi l'abbiamo aiutata ad individuare il bando più appropriato e l'abbiamo aiutata, l'abbiamo seguita nel percorso di accesso a questi finanziamenti. Il punto impresa digitale della Camera di Commercio di Firenze riprende le attività per aiutare la digitalizzazione delle imprese fiorentine. Primo appuntamento mercoledì 7 ottobre alle 10 con il webinar e-commerce, nuovi modelli per stare al passo. Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre sono in programma due eventi in streaming per parlare di bilanci e progetti sulla trasformazione della scuola. Un'occasione per confrontarsi online con gli specialisti del settore per discutere insieme sul futuro della scuola e fare un primo passo verso Fiera Didacta 2021. Dal 30 settembre non ci sono più attive sul sito della Camera di Commercio le pagine per il calcolo online delle variazioni percentuali del costo della vita e del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ma restano attive e aggiornate le pagine sugli indici ISTAT. Gabri, ripeti per cortesia il messaggio da casa? Sì, che Chiesa comunque, non l'ho sott'occhio, però che comunque insomma, non si merita i tifosi che ha insomma, in questo momento, che comunque credo sia riferito al discorso anche fascia da capitano. Michel. Ma che si sia allontani Firenze anni luce Chiesa, dall'ipotesi, no? Da ciò che successe la città a ferro e fuoco per il Casabaggio mi sembra lampante, evidente, però... Credo che insomma ci sia una qualche Firenze ha voluto bene a Chiesa, credo sì. Che Chiesa sì, ma assieme non... all'altro Federico sia stato per un certo periodo ha il voluto riferimento. Bene, ma non tantissimo. Non se n'è mai innamorata, dici non tu. Se n'è mai innamorata, esatto. E quindi, Chiesa si è innamorata. Adesso sono della teoria che io anche stasera sto cercando di portare avanti, cioè l'interesse è la squadra, l'interesse è finalmente tornare a essere protagonisti nel campionato, in qualche modo, ecco. E quindi evidentemente per farlo devi avere giocatori buoni, quindi Chiesa è un giocatore buono, però non si andava oltre come affetto della tifoseria nei confronti del giocatore, il quale fra l'altro è uno, ti dico una cosa che ci riguarda anche come operatori televisivi da una vita, quante interviste a giocatori hai fatto negli ultimi 10 anni della tua attività? Anche quintale. Sì, ma recentemente? Zero. Zero, esatto. Adesso è anche un momento diverso, nel senso che prima potevi fare interviste, avere un dialogo, questo e questo aiutava anche in un certo modo il rapporto con i tifosi, perché evidentemente il tifoso aveva modo di conoscere meglio. In fin dei conti la domanda che ci si può fare è che cosa sanno i tifosi del Chiesa uomo, al di là delle poche righe che possono venire fuori, quindi... Per questo non c'era questo grande affetto. Però indubbiamente resta il punto che Chiesa deve essere sostituito adeguatamente. Questo è, io credo, tu obblighi la società a farlo. Vedo dai messaggi, sì, che sono molto contenti che Chiesa sia andato ormai via. Non sono molto contente per il tipo di contratto che è stato, ecco, che è stato, e per i soldi che arrivano se ne aspettavano di più, e soprattutto pensano come Michel che devono arrivare dei validi sostituti, se no non contava. Comunque diamo sempre una notizia di mercato, poi tocca a te. Però in seconda linea, tra virgolette, perché comunque Torreira doveva andare, che la Fiorentina lo ha seguito tantissimo, all'Atletico Madrid, Giorgio, però l'Atletico Madrid è nella solita condizione in cui è la Juventus, ovvero deve vendere prima. Quindi ha un giorno per vendere e comunque potrebbe anche tornare, potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma, ecco, anche per Torreira da parte della Fiorentina. Con 2 milioni in cassa. Dall'anno scorso che l'hanno lì. Angelo, però la considerazione che ha fatto Michel, ritorno su Chiesa,
perché tu hai detto la stranezza di questa, tu hai usato il termine cattiveria, io la sfumo in determinazione, mettendo, come recitava una vecchia canzone, il cuore dietro il portafoglio. Perché vedi, Giorgio, che naturalmente deve rinnovare quella tutela anche della società. È anche sua, eh? Anche sua. No, della società. Credo, no, sua no. Non ti, aspetta che devi avere un problema di microfono. Aspetta, con calma, ti sistemano, noi parliamo di altro. Arriva l'incommensurabile Leo. Stai lì tranquillo, sì. Non parlare. Ah, buono. Sereno, calmo e tranquillo. Michel, 1, 2, 3 giocatori per rinforzare la squadra. Ma oltre a Barreca, oltre a no, Quarta. No, io... E poi... Il troppo stroppia. Quanti ne vuoi? T'ho chiesto. Io ne voglio 3, voglio un centravanti da 15-20 gol. Sì, a trovarlo ora. A trovarlo poi ora. Vuoi un regista? Vorrei un regista e vorrei un difensore che sa impostare il gioco. Un? Quel difensore che sa impostare il gioco. Quarta. Vabbè, allora. Ritorniamo. Voglio fare una precisazione. Siamo? Il rinnovo interessa solo alla società, non a Chiesa. Perché? Il rinnovo tutela la società perché oggi... Domani può succedere, se tu fai il rinnovo, ti dico, se entra una querella e tu non hai fatto il rinnovo, io me ne vado di là. Quello però, supponiamo che nessuna delle costruzioni della Juventus succeda, torni alla Fiorentina con questi soldi. Oh, però, per cui un po' di interesse invece qua, quello che trovo la determinazione è il fatto di sottolineare che il rischio che lui possa tornare, con quei vincoli di contratto che abbiamo detto alla Fiorentina, che vuole lo stesso stipendio che prende la Juve. Qua trovo, però una mia opinione, certo. Una determinazione dovuta... probabilmente all'anno scorso, perché il padre che aveva fatto l'accordo con la Juventus già l'anno scorso di andare, l'ultimo giorno prima del passaggio di proprietà era tutto fatto. Tutto questo era tenuto anche alla vendita della Valle con Rocco, gli aveva detto guarda io ho trovato già l'accordo, Chiesa deve andare via, perché questa è la verità di fondo. Dopo Rocco Commisso ha fatto l'operazione dicendo non lo vendo, però c'aveva già un impegno con della Valle. Quando ha preso la Fiorentina, della Valle era tra virgolette l'accordo di Chiesa deve andare via alla Juventus, mentre poi Rocco l'ha mantenuto lì, si è legata al dito questo, e la cattiveria e la determinazione non voleva mollare su questa cosa da parte della famiglia Chiesa o comunque. Siamo ancora. Ti cambiamo il microfono in corso, poi torniamo a parlare di questo argomento. Però cioè, aspetta, non interloquire con Angelo. I rapporti fra Commisso e Chiesa. Erano tutt'altro e cattivi ultimamente, anzi, cioè, a voglia. Tutte le volte nelle varie interviste gli veniva sempre fatta la solita domanda su Chiesa, la risposta di Commisso era che ha parlato, sono tutto chiarito, con lui e con Enrico, cioè il padre. Quindi è tutto chiaro. È andato via, ha portato i soldi che la Fiorentina, virgolette, chiedeva, poi più di tanto sono le società che si devono mettere d'accordo. Ha portati per modo di dire, Ha portati per modo di dire, perché 2 milioni quest'anno, 8 il prossimo anno, 40... Societariamente parlando, tu oggi scrivi più 50. È una difesa debole. Se era partito da 70, portati per modo di dire. Possiamo ora, ragazzi? Sì. Se era partito da 70, posso finire questo concetto? Perché è importante che questo concetto riattacca. Perché, secondo me, l'impegno di quando Rocco Commisso ha comprato la Fiorentina, con della Valle, fra virgolette, su quelli, diciamo, accordi... Gentleman agreement. Bravissimo. Poi dice, guarda, io l'ho già preso l'impegno con la famiglia Chiesa di andare alla Juventus. Poi c'è stato tutto il movimento... E Rocco in qualche modo ha forzato la mano, non mantenendo quella promessa alla famiglia Chiesa, che aveva già trovato l'accordo con la Juventus, doveva andare l'anno scorso. Questa roba qui, al di là di quello che dice Michele o meno, sì, Rocco Commisso l'ha sempre sottolineato, parlo col padre, ha detto parlo col padre, e naturalmente sì, l'ha sottolinato. Mi piace fare l'accento circa. Con il giocatore ci fu all'inizio quel casino a New York. Questa roba l'ha detto, ma qui c'è... un volere veramente sottolineare, perché vuol dire c'è mancanza di fiducia, perché Chiesa ti dice c'è un rischio zero. Parte di Chiesa, la certo, di c'è un rischio zero, perché alla fine, insomma, voglio dire, penso che una di quelle condizioni si verifichi, ma lui l'ha voluto sottolineare non firmando, perché il contratto e il rinnovo è a tutela della società, dice a me non me ne frega nulla, ma quello è mio, voglio sottolineare che se te poi, come adesso, io ritorno, ma mi paghi 5 milioni, c'è un modo per dire, io da te ci ritorno, capisci? Perché questo contratto, questa è una... È sbagliato. Questa... Tutto nascerà aspetta, dalla Valle. Aspetta, gli spettatori.
questa cattiveria qui la trovo un po' pesante, perché alla fine è come dire, no, io siccome non mi fido, tu mi dici che mi prendo gli stessi soldi perché io da te non ci ritorno, perché se mi date dai 5 milioni, se anche non raggiungo quei parametri, mi mandi da un'altra parte, ma qui non ritorno. Scusate, la mia è solo una costruzione che cerco di leggere. Una costruzione, tutto nasce dall'accordo della Valle Comesso? Sì, certo. Questo allora, Comesso, che cosa ha scelto? Perché ci sono alcune cose che Chiesa se l'è trovato passaggio dove? Societario. Montella, Michel. Anche Montella. Sì, Michele, in un passaggio societario. Alcune cose non le puoi scrivere. Per i capelli. Non è che puoi scrivere, io ho fatto una promessa, perché le società è una cosa seria. È che ho fatto una promessa. Sì. La promessa è un fatto verbale da persone serie, come ha detto Giorgio, non lo scrivi. Lui l'anno scorso non l'ha venduto perché l'ha detto. Scusate. Poi l'ha detto anche Rocco Commisso. Non l'ho potuto dare via perché c'era la piazza appena arrivato o meno. Questa roba è chiesa adesso. Però scusami Angela, abbi pazienza. Ma un imprenditore stramiliardario come Commisso, che entra in una vicenda come una squadra di calcio. Sto stramiliardario, ti do un piccolo suggerimento. Me lo dai dopo. Non lo nominare. Dammi retta a me. Poi fa come vuoi. Entra in un'azienda in questo genere e viene pigliandosi sul groppone prima la risoluzione del caso Chiesa in questa maniera e poi la conferma di Montella come allenatore. Mi sembra un po' tanto. Scusa Michele, io entro, metto i soldi, voglio decidere groppone, sul groppone il caso Chiesa, ma tu bilanci l'idea, lui no. L'ha pagata 130 milioni, ora te lo faccio io un ragionamento serio. Chiesa ce l'ha a zero e me lo prendo sul groppone, ho già incassato di quei soldi 50 milioni Oh, vuol dire l'ho pagata. Se poi vendo Milenkovic, l'ho pagato a 5 milioni, lo vendo a 30, io ho quasi fatto pari. Ma che dite, a livello societario me lo prendo volentieri sul groppone, anzi, me lo prendo così volentieri sul groppone, che come dire, mi lavo anche le mani, c'è un impegno e mi sono incassato 50. Ma che state dicendo, ragazzi? Se no veramente il bilancio è una roba seria. Quello l'ha comprato a 130, ma già la garanzia che 50 milioni li incassa. La compra anch'io la società in questo modo. Io e Giorgio, se ci danno un fido, in questa maniera la compro anch'io. Perché se tre giocatori l'ho promessa a 100 milioni. Vogliono dire 80. Ma capisci? Ma che state dicendo? A livello societario, Commisso ha fatto un capolavoro. Ma cerca di capire un attimo anche sotto il profilo. Ma te la vedi come tifoso, no, Michele? No, ma però ti dico, scusami, hai presente per la storia dello stadio, del centro sportivo, lui qual è l'arrabbiatura più grande che ha tirato fuori? Cioè, una cosa devo pagare io, dice giustamente, e vogliono che faccia così, che faccia così, che faccia in questa maniera, che scelga il collaboratore X. Cioè, è lui che vuol decidere. Allora, mi risulta un pochino difficile pensare che al momento della stipula del passaggio da Della Valle a Commisso, Commisso abbia accettato da Della Valle il fatto di dover risolvere in questa maniera la vicenda Chiesa, come dici te, e continuare il rapporto con Montella, che anche quello è stato. Quindi, ascolta, se fosse come dice Angelo, Commisso sa che comunque l'affare Chiesa gli avrebbe fruttato X milioni. Bravo Giorgio. X milioni. Ragazzi, voi giudicate, state vedendo adesso, giustamente, non vi dico mica di no, però state guardando sotto l'aspetto economico. Aspetto societario, ti do fare il regolamento societario. Ma andiamo a chiederci qual è il motivo numero uno per cui Commisso ha deciso di varcare l'oceano. Fermo, perché sennò come al solito in queste discussioni finiamo per sovrapporre 96.000 piani. No, tu hai detto. Mi risulta difficile capire perché al momento del passaggio di società uno come Commisso che vuol fare di testa sua abbia accettato un'imposizione. Non è un'imposizione, è un assegno da 50 milioni che sai di avere lì. È un vantaggio. Non è un'imposizione, non è che gli hanno detto devi comprare Tizio. È una valutazione. Gli hanno detto tieni presente che puoi, che dovrai vendere Chiesa alla Juventus per... Io ti garantisco... 50 milioni ce l'hai in cassa a livello economico. C'è gente, non ragionare sicuri di questa. A me forse sembra... forse a livello economico non ha una garanzia di un assegno circolare in tasca, ragazzi. Non molti conoscono determinati meccanismi e non riguarda la Fiorentina, non riguarda Commisso, non riguarda Della Valle, non riguarda la Serie A. Ci sono determinati soldi in deposito sia nella Lega che in Federazione a carico delle società ai quali si può accedere e che spariscono. Ci sono quintali di compratori di società che comprano le società che vanno male a zero lire, pigliano la fideiussione e se ne fottono della società che hanno comprato e se ne vanno.
Ce ne sono esempi, ne sono passati qui vicino a Prato, sono a Trapani, sono in giro, sono da tutte le parti, ci sono quintali di persone che comprano di mestiere. Non è che siete voi fra quei commercialisti che si sono proposti e vanno all'albergo. Ma sai anche praticamente il cervello, io a luglio vado in pensione, figurati che mi frega. Posso dire una delle mie solite bischerate? Mai. Io questa vendita di chiesa la vedo come... qualcosa che avvalora un sospetto che io ho e che ho già detto. A me sembra che Commisso voglia mettere a posto il bilancio, perché non passerà molto tempo che Commisso dirà a Firenze: io ritorno a New York. Stasera ragazzi, però scusate, no, ma io non mi avete risposto prima. Ma qual è il motivo primo per cui Commisso ha deciso business di dire... lo stadio, business. Vabbè, non è innamorato della Fiorentina. Scusa, è passato dal Milan al Parma. Dimmi, se uno che è innamorato questo della Fiorentina. Questo giocava a mezzala nella squadra universitaria della Columbia University. Questo è uno che ha il pallino per il calcio. Appunto, ma non ha il pallino per la Fiorentina. Quindi. Ma non ha il pallino per la Fiorentina, Michel. No, il pallino per il calcio, non vuol passare da bischero. Ma da dove vieni, Michel? C'ha il pallino, ma degli affari. Lui è venuto a Firenze per fare lo stadio, per fare business, per avere la cittadella. Ma lo stadio è finalizzato ai successi della squadra. Lui no. Non è che uno fa lo stadio. Ma fagli fare lo stadio, poi sarà il pensiero suo fare la squadra. No, ora non spenderà più una lira, Commisso, questo mettitelo bene in testa. Ora speriamo, guarda, domani, vediamo un attimo. Sì, vedi qua, Barreca e chi? Calleon. E manca una punta e un difensore centrale, poi sei a posto. Se domani non esce come Angelo sospetta la vendita di... o Pezzello Milenkovic. Speriamo di no, perché sennò allora davvero... Per sistemare perché? Ancora meglio il... Perché, Giorgio, ha sistemato il bilancio. La Fiorentina gli è venuta quasi a gratis. C'è dei giocatori di... Giorgio, su Pezzella ci sono qualche dubbio, eh? Eh? Su Pezzella comunque qualche... Te lo racconti fra un attimo, dopo la pubblicità, grazie. Vedi che... L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Mi sentivo di cattivo umore, tutto mi sembrava diverso, anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai, dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con formula Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo... Ascoltalo, da Menarini. Con i magnifici 10 di Euronics va in scena il meglio della tecnologia. Vuoi la Smart TV LG Ultra HD 55 pollici a 199 euro? Può essere tua se acquisti un altro prodotto da almeno 599 euro. Solo da Euronics. Organico. Plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene, per te, per l'ambiente. Da Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi: gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro, radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Sofia CNA, da 18 anni il riferimento per la formazione a Prato e a Pistoia. Operiamo con chi sta cercando lavoro e verso le imprese, con tutti i patentini necessari e la gestione dei finanziamenti per facilitare l'accesso alla formazione. Grazie a corsi organizzati da Sofia abbiamo esperienze di successo che hanno portato all'inserimento nel mondo del lavoro e all'accrescimento professionale dei nostri corsisti. Vi aspettiamo! Ciao! Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità.
Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Continua a prendere sempre più corpo, diciamo così, la temporalizzazione del passaggio di Federico Chiesa alla Juventus, ormai pressoché definito tutto, stavamo seguendo anche altri colleghi su altre piattaforme, è sempre più insistente questa voce, si dovrebbe aspettare soltanto l'ufficialità probabilmente domani. È curioso, diceva giustamente Michel, che mercoledì la nazionale gioca a Firenze e Chiesa potrebbe giocare in nazionale da giocatore della Juve. Esatto. Potrebbe, tanto pubblico non c'è, quindi sì, problematiche non ce ne sono. Quindi è tutto tranquillo così. Pino, soddisfatto del primo posto in classifica? Ci sono anche gli altri, non c'è. Leggevo alcune statistiche. Praticamente noi sono è dal 2006-2007 che non eravamo primi in classifica. Per chi cui è proprietario? Dal 95 al 96 non facevamo 9 punti nelle prime tre. Proprietario? Come? Chi era proprietario del Milan in quel periodo? Era grande Berlusca, proprietario del Monza, che poi tra l'altro quell'anno lì si vince la Champions nel 2007. Oh, guarda che bella classifica: Atalanta, Milan 9, Inter e Sassuolo. Mettiamoci anche la Juventus, Giovanni, fa il bravo. Ah no, ha ragione Giovanni, Testa, perché ufficialmente la partita non risulta disputata per assenza di un avversario. Per cui prima di sancire qualunque tipo di risultato bisognerà aspettare martedì o mercoledì il giudice sportivo. Il bravo Giovanni, per cui è corretto lasciare il Napoli a 6 e la Juventus a 4. Skype ha scritto annullata. Annullata per mancanza di un avversario. Per cui la partita non si è giocata, non possiamo dire che finirà 3-0, per cui è corretto lasciare così. Goditela intanto, comunque a te del Milan non ti frega nulla di Juventus-Napoli, sempre a 9 punti sarai. No, assolutamente. Abbiamo 15 giorni ora per rimetterci in sesto. Recuperi Ibrahimovic dal Covid, Duarte dal Covid. Assolutamente, sono Platini. Dai, un po' di tanti. Da quando vengo a questa trasmissione non è che sono abituato a vedere il Milan così alto, per cui per un po' me lo godo. E non ti abituare? No. Per l'amore di Dio. Gli ultimi news di mercato partiamo da Capezzella, Giorgio, perché comunque ci sono state delle frizioni a livello anche con frizioni? Con la società, perché comunque le parole del procuratore probabilmente hanno dato un po' fastidio ai vertici della Fiorentina per il discorso all'entourage di Germano Pezzella per parlare con il Milan, e quindi Pezzella ha ancora richiesto dalla Spagna, chissà che magari non possa arrivare un altro tra quarta e quarta a giocare titolare in caso insomma di Pezzella. Ultimo nome per potrebbe diventare sempre più ispanica, perché potrebbero arrivare sia Callejon che Deulofeu, un nome che era già fatto anche negli ultimi anni. Aspetta Gabriele, hai problemi stavolta, hai problemi tu di microfono, siamo fermi su Callejon e Deulofeu, ex Milan. Non so se si sente adesso, dovrebbe essere okay, vai, esatto, quindi potrebbe essere proprio Deulofeu, l'altro attaccante da immettere nella rosa. Non è una punta, eh? È una seconda punta in esterno, sì. Un'ala, ma non è il centravanti da 10-15 gol. È un uomo dal dribbling facile, sì, però voglio dire dal dribbling facilmente sbagliato, sì. Mi arriva una notizia che farà felice Michel e anche altri fiorentini. Io penso che nell'accordo ci sia di liberare Sarri, quest'anno gli paga lo stipendio la Juve e Sarri viene a Firenze. La bomba arriva no, te lo dico perché normalmente chi mi dà questa notizia è abbastanza, credo nell'accordo ci sia anche questo. Per un anno gli paga lo stipendio la Juventus e secondo me arriva Sarri molto presto. Potrebbe essere una cosa plausibile. Secondo me nell'accordo c'è questo, e se questo si verifica per la Fiorentina. Sarri ha sempre dichiarato che insomma tornare alla Fiorentina sarebbe come del resto anche Spalletti, però onestamente. Sì, ma capisci che tanto Rocco per un anno risparmia lo stipendio, tanto la Juve lo deve pagare, soldi, non gli paga quello di un anno. Però mi pare che questo accordo ci potrebbe stare. Mi sembra allucinante che dopo appena 3 giornate di campionato si botti la croce addosso a Iachini.
vediamo nel tempo, non si non può. Non mica detto, appena. Magari a gennaio, non mica detto. Anche perché, non so come la pensate voi, ma per me la Fiorentina fino all'80esimo della partita di Milano aveva fatto un inizio di campionato perché ottimo. Tu hai, poi purtroppo tu ha sbagliato la parte finale all'Inter e ha sbagliato clamorosamente. Posso con serenità, sommessamente darti un po'. La partita col Torino l'hai portata a casa meno male. Perché potevi, vincendo un po' all'italiana, ma l'hai vinto. Potevi anche pareggiare, ha vinto comunque meritatamente, ma potevi anche pareggiare con l'Inter, con questa da terza categoria, scavalcando il centrocampo, gli ha fatto il gol. Ma il centrocampo della Fiorentina ti ha asfaltato perché ti ha preso a pallonate. Ma la Fiorentina deve andare a Milano e giocare il contropiede, no, come ha giocato. Ma tu già dimostri che vai a perdere l'ultimo di Bordino, non ci sei. Con la Sampdoria non hai visto Boccia, se mi permetti, in queste tre partite, se io dovessi fare un'analisi. Metterei tanto detto, meno, ma tanto meno. Fino all'80esimo della partita di Milano, secondo me la Fiorentina aveva fatto un ottimo inizio di stagione. Michel. Poi purtroppo c'è stata la rovina, perché ho capito, a Milano il finale ci sono stati errori. Ma quello che sento, ho seguito il rilatto, Paloscia, Raffaello, che anzi saluto, che non vedo da tempo ma lo saluto, l'abbraccio, che non ho mai visto pagelle in quella maniera. Ha dato delle pagelle. 4,5 a Iachino. Io è uno dei voti più bassi a volte con Raffaello ci siamo presi nel senso bonariamente Raffaello ma nel senso che lui tende a dare qualche mezzo voto in più ma perché lo fa la sua esperienza lo riconosce ma stavolta Raffaello è stato durissimo e ha fatto bene che io la partita l'ho vista ragazzi guardate che la Sampdoria al di là dei primi 10-15 minuti poteva finire anche il primo tempo 3-0 come ha detto tranquillamente perciò penso che la Fiorentina, ragazzi, non ha un gioco. Raffaello ha definita la peggiore però partita. Però non puoi pensare di farlo fuori adesso. Devi vedere, perché a un certo punto... D'altro canto, una cosa è sicura. Cioè, Comiso ha deciso di confermarlo. Benissimo. Sì, sì. Però Pradé e Barone erano d'accordo. Qual è il tipo di gioco... Pradé e Barone erano d'accordo, secondo no, te? No, secondo me no. Allora? Però il tipo di gioco era quello. Quindi, una volta che decidi di confermarlo, devi pretendere che lui... faccia i risultati anche conservando la sua filosofia di gioco. Leggi questa situazione, so che ti faccio venire l'orticaria, ma è un pochino la stessa cosa che è capitato alla Juventus. Ha ruoli invertiti. Certo. Alla Juventus è stato detto a Nedved e Paratici fate, sì. E hanno fatto male, e allora il vertice ha detto faccio io. Qui è il contrario, la base ha detto al vertice fai, probabilmente il vertice si è accorto di aver fatto male e adesso la base dice facciamo noi. Sì. Mi spiego? Vediamo. Poi guarda Giorgio, se portasse l'operazione Sarri, ora di là per la Fiorentina è l'allenatore giusto per allenare la Fiorentina. Bisogna sempre vedere che giocatori gli danno però. Con un paio di giocatori che gli dica lui. Ragazzi mi si fa allora, vedere perché anche il tuo amico Conte gli hanno comprato di più. Però guardo la rosa della Fiorentina, penso alla panchina dell'ex allenatore della Juve e comincio a dire Amrabat è un giocatore da lui. Calleon è un giocatore da lui. Milenkovic è un giocatore da lui. Quarta è un giocatore da lui perché potrebbe diventare il suo Koulibaly del Napoli. Manca qualche cosa a sinistra. Biraghi non è tanta roba sua. Fatto salvo che le devi vedere anche in campo perché ricordati. Bravo, c'è Barreca che potrebbe essere giocatore. Amrabat per esempio. Quante volte io vi dicevo in trasmissione qui, guardate che questo nel Verona sta facendo un campionato straordinario. È arrivato per ora. Fallo giocare nel suo ruolo. Quindi c'è sempre l'esame del Giorgio, che è la tassazione. Perché te, io tu sai la stima immensa. Sì, lascia perdere. Quasi, no, e lo ribadisco. Ma io lo so perché tu lo dici. Perché quando mi dicono a me un giocatore, ascolta, Giorgio, tu lo so già che ridi, che non è il suo ruolo. Giocatore, bravo, il ruolo se lo trova in campo. E Giorgino, non troviamo queste scuse. Ha detto Michel, sta dicendo una cosa che condivido. Giocatori, poi bisogna vederli fra giocare in Verona una cosa, venire a Firenze un'altra, andare alla Juve un'altra ancora, o al Milan o all'Inter. Perché ha ragione lui, giocatori, poi bisogna vederli. Perché la posizione in campo, a me tutte queste storie, non trova la posizione e non trova quello, e sto male perché mi fa male la schiena. No, giocatore bravo se la trova la posizione. Pino Ibrahimovic che fa? Fa quel cavolo che gli pare come posizione in campo, sì. E certo. Non è più, sì, diciamo che si è arretrato parecchio rispetto, ma è un po'... Si mette dove gli pare. Ma lui è sempre piaciuto fare un po' questo, praticamente riesce ad accentrare il gioco su di lui, crea spazi per gli altri. Ribéry. Dai, per il momento... Ecco, parlando di Rocco e delle... come questo mondo del calcio sia così difficile perché... Di Rocco con Leo o di Rocco Commisso? No, Rocco Commisso. Ah. Uno la zecca. Io ricordo che quando c'erano le prime voci a giro di un possibile arrivo
di Ibrahimovic un ritorno in Italia? Gli fu buttata dal sottoscritto la domanda in conferenza stampa quando ancora si poteva fare. Su Ibra il commisso disse no, ma che è troppo vecchio, non possiamo. E poi prendere. Ha preso Ribéry. E poi no, ha preso Ribéry, ma Ibrahimovic mi sembra che abbia dimostrato tutto fuorché di essere magari finito. Ci sarebbe anche, Ribéry. Anche venuto Ibrahimovic. Anche Ribéry ha dimostrato tutto fuorché ecco, di essere a proposito del giudizio sulla Fiorentina e della oscena partita con la Sampdoria. Non c'era Ribéry, non so, ti mancava Ribéry che aveva fatto delle giocate spettacolose contro l'Inter. Basta. Pezzella, perché Ceccherini mi fa una fesseria. Pezzella dall'inizio del campionato, sì, in queste tre partite Pezzella non c'è mai stato. Quindi. Non c'è mai stato, ma ti è mancata, a maggior ragione. Capito, ma perché non lo ricordi, perché non lo ricordi con la vittoria contro Torino? Che purtroppo ha commesso un errore fondamentale. Perché non lo ricordi con Torino che c'era Bellotti eppure non c'era, ha vinto uguale? Che vuol dire, dai? Anzi, no. Contro il Torino abbiamo detto che bravo che è stato Ceccherini che ha messo la mordacchia a uno come Belotti. Oh, Ceccherini poi ti rifaccio vedere le pagelle in altre di partite tutti. Contro l'Inter ha fatto quell'autorete che grida ancora vendetta e ha regalato il rigore alla Sampdoria con un intervento osceno, tirare la maglia in area di rigore, cioè proprio. Quindi con questo non è che Pezzella non ha mai fatto errori giocando, sì, però fra Pezzella e Ceccherini chi prendi? Pezzella sempre tutta la vita. Tra Pezzella e quarta prendo quarta. Quarta io lo voglio vedere. Tu lo vuoi vedere io? Voglio tra Pezzella e quarta. Ora, certo, quarta. Giuro che vado a vedere. River Plate è una grande squadra sudamericana e lui è convocato in nazionale dove però mi pare abbia giocato una partita e basta o qualcosa del genere. Sì, lo sai, la nazionale argentina è sempre delle cose nazionale argentina, porca miseria. Sembra sia giovanino, ha 23-24 anni. Sì, ecco, di quarta sotto tranne l'età. Credo 24, è un 96. 24 anni. Martinez quarta, speriamo che sia buono. Che oggigiorno, in questo giochino, non si possono sbagliare gli acquisti. Vai avanti se riesci a fare. Però mister, ti vedo un po' deluso stasera, questo un po' onestamente, mi dispiace. No, devo ammettere a quest'ora lo posso anche dire. No. Lo vedo un po' sfavato. Ti posso dirti Giorgio e mi dispiace anche perché a me mi piace quando lo provoco, quando stasera è tonico. Non mi riesce, io posso così. Quando l'avversario è a tappeto non mi riesce. Tu lo rialzi, sì, io lo finisci. Non lo ho difficoltà ad ammettere che la partita a Milano mi ero casato, perché fino alla vedere il gol, ma l'avete il gol di Chiesa? Sì. È stata una cosa spettacolosa, la manovra di Ribéry in mezzo al campo, che ne dribbla due o tre, poi becca in diagonale una palla lunga su Chiesa, bravissimo a dettare il passaggio. Allora e ti dispiace che sia andato via Chiesa. Certo, il giocatore ragazzi, lo detto Chiesa apposta. Non si discute. Ci vorrebbe una bombola d'ossigeno per tirarlo su stasera, perché lo vedo un po'. Questo mi dispiace che non mi riesce sotto questo aspetto. Non l'ha digerito. Dice. No, ma io, come io, gli ho fatti i complimenti veramente, sono stati bravi, ci hanno tirato tre sole, 100 milioni, che te le davo? Con la Bernardeschi, Chiesa e Felipe Melo. Più di 100, Angelo. Più di 100 sono. Appunto, però Felipe Melo non l'avete saputo sfruttare voi. 128 milioni di euro, 60 per Chiesa. No, 50. Scusa. 50 più 40 sono 90. 90 più 28. 118. Scusa, 118 è soltanto rovina. 118 si chiama. Ma scusa, allora la battuta sarebbe così: che quasi i soldi per comprare la Fiorentina a Rocco l'ha dati la Juventus. Ma non c'era Rocco. Vabbè, ma insomma, 130 gli ha dato 130 e 128 55. Ma il virus anche negli affari di casa. Signori, abbiamo per il momento finito la diretta perché subito dopo, visto che pensavamo che Juventus-Napoli non si giocasse, abbiamo preparato, grazie alla disponibilità di Giovanni Testa, tutta una serie di dichiarazioni degli allenatori di oggi, anche perché con il Covid, con tutte le varie regole, molto spazio alle dichiarazioni in televisione. Degli allenatori non c'è, allora questa sera vi vogliamo fare questo regalo. A partire dalla Fiorentina, una rapida cartellata dei vari allenatori nelle partite che contano, più importanti di quelle di quest'oggi, passando quindi attraverso stamattina, mezzogiorno e mezzo, l'Atalanta. Casperini. Non c'è Pirlo. È un piacere vedere giocare l'Atalanta. Oltre sei l'unico Fiorentino che lo dice. Fiorentino che lo dice. Per cui subito dopo la pubblicità tutto questo. Ciao Angelo, ciao. Domenica prossima. Ciao Pino, grazie. Ciao Enrico, ciao, domenica prossima. Michel, ciao, domenica prossima. Gabriele Taverni, ciao, grazie per tutto. Grazie a Leo, grazie a Fede, Giovanni Testa, la pubblicità e poi la raffica delle dichiarazioni degli allenatori di oggi.
L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Mi sentivo di cattivo umore. Tutto mi sembrava diverso. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con formula Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Con i magnifici 10 di Euronics va in scena il meglio della tecnologia. Vuoi la Smart TV LG Ultra HD 55 pollici a 199 euro? Può essere tua se acquisti un altro prodotto da almeno 599 euro. Euro, solo da Euronics. Volete trovare un angolino deliziosamente tranquillo per le vostre vacanze all'Isola d'Elba, nel fresco e nel verde delle colline a Maria di Campo? Bed and Breakfast dai Balleri, località La Piana, il Lentisco, via della Piana 109C, ad 1,5 km dalla dorata spiaggia di Marina di Campo. Info al telefono fax 0565 977 433 o ai cellulari 333 4898 778 320 6915 045 o venite a visitarci sui siti www.firenzeviolasupersport.com o www.elbasport.com. Servizio biciclette o quant'altro vogliate fare durante il vostro soggiorno sull'isola. Vi innamorerete della nostra privacy, silenzio, tranquillità, simpatia. Siamo sempre aperti, prezzi modici, Stefano e Paola vi aspettano, a prestissimo. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine, te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini, tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia! E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio, il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi: gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro. Radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da mani toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Quanto hanno pesato le voci di mercato rincorse in settimana su questa sconfitta e quanto è deluso della mancata personalità messa dalla squadra nella gara di stasera? Guarda, è un po' tutta la settimana che parliamo di questa cosa, anche con la squadra, di prestare attenzione solamente alla partita. È chiaro che quando interessano più giocatori queste cose qui ci sono e la serenità giusta viene un po' meno, però nello stesso tempo non possiamo accampare di una situazione di questo tipo. Andiamo a sviluppare la partita, a guardarla e vediamo che insomma nei primi 25 minuti la squadra ha fatto bene, ha fatto quello che aveva espresso nelle prime due partite, ha creato situazioni, occasioni con velocità di manovra, di gioco, ha creato opportunità importanti. Poi abbiamo perso qualche palla di troppo in mezzo al campo e questo ha creato sicuramente una situazione di eccessiva preoccupazione, magari sicuramente anche
qui andiamo a toccare sotto l'aspetto della personalità un po' di timore, questo non deve accadere, sono cose su cui dovremo lavorare, però nel computo poi della partita purtroppo c'è stato qualche episodio, diciamo qualche errore, no? nel gol della Sampdoria, e dovevamo prestare un po' più di attenzione, ma poi abbiamo cercato sempre di continuare a giocare, abbiamo rimediato la partita, abbiamo rimesso in piedi dopo aver creato delle situazioni giuste, abbiamo poi purtroppo preso questo secondo gol, ma fino in fondo la squadra ha cercato di andare a rimettere in piedi la partita, ci è andata vicino in diverse situazioni, alla fine il palo. Peccato perché alibi non mi piacciono, e nello stesso tempo però meno male che termina il mercato fra 3-4 giorni e almeno chiudiamo questa benedetta serranda, e chi è dentro è dentro, chi è fuori, anche se, ripeto, non posso rimproverare ai ragazzi un impegno che non c'è stato, e in questo però sicuramente avremo un aiuto al fatto che possano terminare queste voci. Ritiene che far giocare Amrabat in quella posizione significhi snaturarlo troppo? Non si può trovare una soluzione alternativa, magari anche cambiando modulo? Ma guarda, noi stiamo cercando di fare un calcio un po' più propositivo, perché quando giochi con Chiesa, con Bonaventura, Castrovilli più due punte, è chiaro che vuoi fare un calcio un certo tipo, propositivo, offensivo, chiamiamolo così, no? In una certa maniera. Quindi è chiaro che poi nell'altro centrocampista devi andare a ricercare anche un giocatore che ti dia anche un po' di equilibrio. Il fatto di voler andare a cambiare modulo vorrebbe dire, insomma, tornare un po' indietro, no? Togliere un giocatore offensivo nella squadra e poter andare magari a creare un presupposto diverso, però sono cose su cui stiamo lavorando. Lui più o meno sta facendo quello che faceva anche lo scorso anno, perché a volte noi andiamo anche a giocare coi due davanti alla difesa, abbassando una delle due mezzali, no? E quindi in questo senso purtroppo può accadere di non avere una giornata migliore. Io parlerei più che altro di queste cose qui, e quindi anche lui dovrà trovare la sua miglior condizione come altri ragazzi che stanno lavorando, e quindi non sono preoccupato in questo senso. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, quello che la squadra ha fatto e dove sicuramente ha sbagliato e dove dobbiamo migliorare, perché insomma da noi prendere qualche gol in questa maniera, visto come lavoriamo, e soprattutto direi che dobbiamo correggere delle situazioni e trovare equilibri giusti, no? In questo senso, perché giocando in maniera molto propositiva con tanti giocatori qualitativi dal campo e davanti, dobbiamo poi andare a trovare distanze e a livello tattico letture migliori, perché a volte si può trovare anche nell'uno contro uno, e in questo dobbiamo essere ancora più bravi. Una partita, brutta partita da parte nostra, dai. Abbiamo fatto un grande passo indietro rispetto a Milano, e la squadra non ha espresso, ha giocato contro una squadra che ha messo anima dentro il campo, l'avevamo ripresa e poi un errore ci ha portato alla sconfitta. Tante volte partite, quando giochi così male, è meglio portarle a casa che non fare quello che abbiamo fatto noi stasera. Mi dispiace per il presidente, mi dispiace per i tifosi. Siamo una squadra che senza Frank perde tanta qualità, perde la sua fisionomia, la sua identità. Fortuna che c'è la sosta e possiamo lavorare e mettere a posto determinate cose. Ci si aspettava forse qualcosa di più? Ma aspettavo tanto più, ci aspettavamo tanto di più. E sicuramente tutte queste situazioni, mercato, non aiutano. È stata una settimana strana, una settimana con tante voci su tutti i calciatori, con gli infortuni. Quando un mercato è così aperto rischi di fare figuracce che abbiamo fatto questa sera. Adesso c'è la sosta per le nazionali, è il momento anche un po' di riflettere per poi partire con più. Sì, vediamo in questi giorni quello. Come lavorare sulle situazioni che non vanno, sui calciatori da recuperare a livello mentale, però ripeto, è stata una brutta gara. Sì, ci abbiamo provato, però abbiamo commesso degli errori. Queste partite, quando commetti qualche errore, più di un errore, poi le paghi e non sempre può andare bene. È vero che siamo all'inizio, che possiamo lavorare, però dobbiamo subito metterci in testa che queste sono partite da vincere se vogliamo fare qualcosa di importante. Siamo una bella squadra,
abbiamo una società solida, e vogliamo fare le cose fatte bene, però non solo a parole, bisogna iniziare a farle seriamente perché vogliamo fare un bel campionato. Cos'è che è mancato? Sai, comunque loro hanno fatto la partita che ci aspettavamo, noi magari dovevamo essere un po' più bravi sulle loro ripartenze che le abbiamo subite, sapevamo che le facevano, sapevamo che davanti hanno qualità, dovevamo stare più attenti e commettere qualche errore di meno perché poi li paghi è un peccato. La Sampdoria che lui ha lasciato neanche voluto giocare. La Sampdoria ha fatto la partita che doveva fare, noi siamo la Fiorentina, non possiamo appellarci al fatto che l'altra squadra non ci ha fatto giocare, siamo noi che dobbiamo giocare, siamo noi che dobbiamo fare meglio, siamo noi che dobbiamo fare punti. Viste che dovete qualcosa di particolare, se c'è stata l'occasione? No, parleremo nei prossimi giorni. C'è la sosta con la nazionale e poi ci sarà modo insomma di ripartire con piacere. Sì, bisogna prendersi questo tempo per chi rimane qua per lavorare e per chi viene nazionale comunque pensare che c'è da riniziare bene dopo la sosta, perché se vogliamo fare un bel campionato dobbiamo limare il più possibile gli errori e cercare di avere più qualità, di essere più cinici sotto porta, di prendere meno ripartenze, di essere più solidi. Una vittoria netta per 4-1, mister, cosa le è piaciuto di più della sua squadra? La voglia che abbiamo avuto di vincere e anche di soffrire per in alcuni momenti della gara, perché non sempre si può essere brillanti, non sempre si può essere belli, e per il livello di squadra che siamo noi non siamo una delle prime quattro che magari queste partite le vincono quasi sempre quando fanno prestazioni non brillantissime. Vincerla noi una partita così, segno di grande maturità, di grande voglia, di grande determinazione. Ho fatto i complimenti ai miei giocatori, perché quando noi abbiamo fatto delle partite così belle e abbiamo preso dei gol, abbiamo perso, avevamo tutti, subivamo critiche, e quindi adesso siamo dall'altra parte, vuol dire che stiamo andando avanti. Ecco, lo diceva anche lei, nonostante i quattro gol il Crotone vi ha dato filo da torcere. Cosa avete sofferto di più del Crotone? Ma prendere un aspetto solo oggi sarebbe sbagliato. Oggi eravamo sporchi tecnicamente, eravamo sporchi fisicamente, non abbiamo letto alcune situazioni di gara nella maniera giusta, ci ostinavamo a giocare dentro il campo quando c'era da prendere ampia e la palla si muoveva troppo piano e quindi abbiamo sofferto in questo. Hanno segnato tre giocatori freschi di convocazione in nazionale di Mancini. Che cosa significa per lei, che cosa significa per la squadra? Ma no, è un motivo di grande soddisfazione portarli tutti in nazionale. Spero che facciano bene, che facciano gol, che facciano prestazioni da protagonisti. Chiaramente sono i giocatori che devono determinare da noi, lo possono fare anche in nazionale, eppure loro oggi però hanno avuto una giornata non brillantissima. Ecco, in particolare Caputo non è una novità, ha realizzato una doppietta, una prestazione importante. Quanto è determinante questo giocatore per voi? Può crescere nella condizione fisica tanto, e se ancora a margine di crescita come forma e fa due gol, vuol dire che ci siamo. Il campionato è appena cominciato, però voi l'avete fatto molto bene, già 7 punti, è presto per parlare, ma a cosa può puntare questo Sassuolo? Non lo so, dobbiamo fare, dobbiamo non pensare a niente, dobbiamo spingere quanto più possiamo, dobbiamo essere contenti di aver vinto una partita sporca, ma non dobbiamo essere contenti di come abbiamo giocato, che sembra un gioco di parole ma non è così. Noi dobbiamo essere ingordi e cercare di prenderci tutto, e non ci deve bastare il risultato, ma vogliamo il gioco che ci porti al risultato, ma non per
non solo per scelta societaria, per politica societaria e per scelta mia, per convinzione mia, ma proprio perché crediamo che sia la strada migliore per arrivare al risultato, quella del gioco. Ultima domanda, abbiamo visto uscire Chiriches, quali sono le sue condizioni? Vediamo, deve fare degli esami e poi faremo il punto. Eccoci, iniziamo Radio Rai. Mister, questa volta ancora più di Verona, una buonissima Udinese, per davvero mille occasioni, però davvero è mancato soprattutto il gol, soprattutto anche nel primo tempo, perché avete creato tanto anche nel primo tempo, quindi magari andare a riposo in vantaggio avremmo visto un'altra partita. È un refrain che ci portiamo dietro tutta questa settimana, e quindi una settimana dove, dal punto di vista della classifica, tutto quello che poteva andare male è andato male. E riguardo a stasera, ci teniamo che dopo le prime due sconfitte abbiamo visto una squadra testa alta, con grande orgoglio, affrontare una squadra molto forte e cercare di mettere in difficoltà e cercare di vincere la partita. Questa sera, oltre a testa alta e orgoglio, si è vista anche qualità, soprattutto in mezzo al campo, con De Paul, con Pereira, le giocate. Mancano sempre quegli ultimi metri, quel tocco alla fine che fine ha tutto il gioco fatto. Insomma, ci siamo andati molto vicini e io credo che lavorandoci, come è successo nel recente passato, riusciamo a risolvere questa cosa. La nota forse positiva è fisicamente, quelli che hanno giocato hanno dimostrato di avere un passo migliore della Roma, che alla fine era sulle gambe. Sì, anche noi abbiamo diversi di questi ragazzi in grave ritardo di condizione, e 3-4 di loro hanno fatto pochi allenamenti, molto pochi. E questo però mi dà dei segnali confortanti dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista dell'orgoglio, dal punto di vista del voler esserci e di fare un passo avanti invece che fare un passo indietro. È piacevole vedere della gente che tu sai che ha poco, e quel poco però lo mette totalmente a disposizione. Un compito in più in queste due settimane che ci saranno prima della prossima partita, quello di togliere pressione dai suoi giocatori per la sfida con il Parma. Sì, sì, di fatto, avendo raccolto nulla in queste prime tre partite, il nostro campionato diventa un campionato fatto di 35 giornate e cercheremo di affrontarlo nel modo giusto fin dalla prossima partita, sapendo che adesso abbiamo 15 giorni a disposizione per poter lavorare almeno con quasi tutti i giocatori. Sebastiano Franco, Radio Rai. Bene per il risultato, naturalmente, prima vittoria in campionato, forse però avete sofferto davvero tanto. Sono state tante le occasioni avute dall'Udinese non sfruttate. Per volte è importante anche vincere in questo modo. Penso che è stata una partita difficile. L'Udinese ha caratteristiche molto specifiche, è una squadra molto, molto profonda, e dopo il gol di Pedro la squadra ha capito che era importante vincere, che era importante difendere il risultato, e per me come allenatore anche è importante sentire che la squadra sta insieme anche in questi difficili momenti. Dopo il gol di Pedro, forse la difficoltà maggiore anche dal punto di vista fisico, la squadra è sembrata stanca? No, penso che no. Che è successo è che quando abbiamo fatto il gol ha una reazione naturale di Udine, e la squadra ha abbassato per difendere. Penso che ha fatto bene. La prestazione di Dzeko, al di là del gol sbagliato clamoroso, quello nel primo tempo, però forse è sembrato un po' lontano dalla sua miglior condizione. Sì, Dzeko non sta nella migliore condizione fisica, ma sta ritornando, e sicuro che ritornerà il gol, ritornerà la migliore condizione fisica. No, un'ottima gara da parte di tutta la squadra, sta attraversando un ottimo momento di condizione fisica, mentale, tecnica. Poi qualche sbavatura anche nelle partite migliori ci può stare, però non siamo mai stati sull'errore, la giocata successiva abbiamo sempre fatto meglio,
Quindi no, sotto questo aspetto dobbiamo essere molto soddisfatti. Sì, direi di sì, alla fine è vero che quel gol che abbiamo preso forse è stato l'unico che potevamo un po' rimediare, avevamo sfiorato però due gol in un minuto appena secondo prima, ma la squadra poi ha tenuto bene il campo, non ha subito molti pericoli, anzi credo veramente che Sportiello sia stato poco impegnato e in compenso il risultato indubbiamente poteva essere molto molto più ampio, ma va bene così. 12 gol in 3 partite, 8 marcatori diversi, è un po' questa la chiave di lettura dell'Atalanta, fatto che vanno tutti attaccati in massa. Questo è molto positivo perché con tanti giocatori abbiamo la fiducia di poter essere importanti, determinanti dentro l'area di rigore, sia con l'assist che con la conclusione. E questo è sintomo di grande crescita tecnica e alcuni gol anche oggi sono stati molto molto pregevoli. Quello di Pasalic è stata un'azione corale di grande precisione, ma il gol di Duvan, il gol del Papu per la conclusione, lo stesso Lammers, insomma mi sembra tutti e cinque i gol sono stati molto buoni. Non capito, scusa. Punteggio pieno, sì. Dove può arrivare questa gara? Intanto abbiamo fatto 3 partite in una settimana, abbiamo fatto il massimo. Adesso c'è questa sosta delle nazionali che interrompe un po' questo momento. Dovremmo essere bravi perché appena ricominciamo abbiamo subito Napoli e poi la Champions. E questo ci metterà subito nelle condizioni di dover ripartire da dove abbiamo lasciato. Noi stiamo guardando il nostro percorso, noi in questo momento sappiamo di avere un'ottima condizione, dei valori e cerchiamo di fare il massimo, non è il momento di guardare la classifica adesso, il campionato è lunghissimo soprattutto, dobbiamo pensare poi appena rientrare anche a come gestire un po' le partite perché alcuni giocatori rientreranno addirittura il venerdì e il sabato giochiamo a Napoli. E il mercoledì avremo la prima di Champions, quindi il mio pensiero in questo momento è quello. Un'ultima cosa, la vigilia è stata un po' movimentata col caso di coronavirus, è una cosa a cui dovremmo abituarci da qui in avanti, finché non trovano il vaccino. Sì, nel nostro caso poi è già stato detto, insomma è stato molto strano perché su 62 giocatori, non giocatori e staff eccetera, 61 tutti negativi da tempo, questa cosa prima positivo, poi negativo. Non lo so, è difficile per noi dare dei giudizi in questo, possiamo dare tutta la nostra disponibilità, però fino adesso siamo stati molto fortunati e forse anche bravi e adesso anche questa cosa sembra sgonfiata e ne siamo contenti. Buonasera. Ciao. Ti chiedo innanzitutto se sei soddisfatto del risultato anche alla luce di come si erano messe le cose dopo gli infortuni del primo tempo. Ma io penso che più del risultato, che è un punto, insomma, non è che cambia tanto la situazione. Sono contento per la prestazione dei ragazzi perché hanno avuto un grandissimo cuore. Perché, insomma, ci è capitato 3 infortuni, l'espulsione di Immobile con la squadra già in emergenza, però ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Ecco, torno sul tema infortuni. Quanto ti preoccupa il fatto che tanti e soprattutto nel settore difensivo si siano fatti male? Proprio in quel settore dove abbiamo delle problematiche, dovremo cercare di inserire giocatori nuovi, recuperare infortuni, perché in questo momento insomma, abbiamo finito con Marco Parolo, difensore dei 3, che l'ha fatto benissimo, però insomma era dovuto all'emergenza. Insomma, bisogna fare i complimenti a Marco perché ha giocato secondo me un ottimo secondo tempo contro attaccanti come Lukaku, Lautaro e Sanchez e è stato molto molto bravo. L'espulsione di Immobile è stata una leggerezza, è caduto in una provocazione, se hai rivisto già le immagini? Sì, ho visto le immagini, probabilmente insomma, è stato provocato
da Vidal, è stato provocato, purtroppo ci è mancato l'ultima mezz'ora, perché secondo me con Immobile avremmo potuto fare ancora di più in questa partita, ci mancherà nelle prossime partite, ci dispiace perché avremmo voluto averlo l'ultima mezz'ora e nelle prossime partite. Hai la convinzione che con i nuovi arrivati, con gli innesti che presto potrai mettere in campo, le cose andranno meglio? No, io ho la convinzione che dopo aver visto la squadra contro Cagliari, contro Atalanta, contro Inter, in questa emergenza, con giocatori che non siamo stati capaci di inserirli prima per delle problematiche che sono subentrate nel mercato, abbiamo giocato contro Atalanta e l'Inter e ce la siamo giocati alla pari come abbiamo fatto negli ultimi anni, quindi sono convinto che con l'inserimento dei nuovi, il recupero di qualche infortunato, mi viene in mente Ram, per noi è un giocatore importante che non ha ancora potuto giocare, secondo me la Lazio farà un'ottima stagione quest'anno come è stata negli ultimi anni. L'ultima, non si fa altro che parlare in queste ore di Juventus-Napoli, l'ultima indicazione che arriva dalla Lega è che la partita dovrebbe giocarsi, quindi si va verso il 3-0 a tavolino. Al di là del protocollo, tu che idea ti sei fatto del margine che c'è tra protocollo, buon senso, rispetto delle regole? Ma io adesso questa vicenda avevo l'Inter da preparare in emergenza, ero molto preoccupato per questa cosa, adesso sicuramente ci sarà un precedente, io quello che penso è che sapevamo che con l'autunno, quello che mi spaventa di più non è il rinvio di Juventus-Napoli, ma è la problematica del Covid, sapevamo che con l'autunno sarebbe potuto ripresentarsi, però sono convinto e sono sicuro che le autorità sanitarie e il governo rispetto a febbraio e marzo sapranno come agire in questo momento molto molto delicato e pericoloso della nostra nazione. Grazie. Grazie a voi. Prego, domande. Buonasera mister, ciao. Si è parlato degli infortuni che sono stati registrati nel corso della gara, ci può fare un punto appunto su questi stop? Radu, non ho parlato ancora con i medici, però penso che Radu abbia avuto il problema che aveva già avvertito con l'Atalanta, ieri aveva fatto la rifinitura, aveva rassicurato tutti, ma purtroppo non è andata bene, Bastos ha avuto un problema all'adduttore che sarà da valutare, Marusic ha preso una brutta distorsione con Hakimi e non poteva continuare la partita. Un'altra domanda mister sulle scelte, ha portato avanti Correa fino al 90esimo, schierato titolare, come mai non Caicedo durante la gara? Perché avevo fatto tre cambi obbligati, avevo solo uno slot e in quel momento insomma avevo Fares che doveva essere in panchina per giocare 20 minuti, quindi avrei potuto cambiare anche Fares. In quel momento Leiva e Luis Alberto erano due giocatori che avevano giocato le altre due partite, secondo me Correa era un giocatore che non aveva giocato contro l'Atalanta, l'anno scorso anche quando eravamo rimasti in 10 a Bologna eravamo rimasti con Correa unica punta e secondo me l'aveva fatto molto bene a Bologna, l'ha fatto molto bene oggi, quindi sono molto soddisfatto di quello che ho fatto. La Lazio da situazioni di svantaggio nel 2020 ha recuperato ben 20 punti ed è la squadra in assoluto in Europa nei 5 maggiori campionati europei ad aver raccolto più punti da situazioni di svantaggio appunto in questo anno solare. Quanto la rende soddisfatta appunto questo dato? No, mi rende soddisfatto, questa cosa non la sapevo, però il carattere e il cuore che hanno messo i ragazzi, specialmente nel secondo tempo, perché avevamo bisogno di qualcosina in più in una partita così difficile con una corazzata del genere che sappiamo che ha una rosa grandissima in tutti i reparti, però siamo stati bravi a giocarci la nostra partita alla pari, non tutte le nostre problematiche che abbiamo in questo momento. L'ultima che le faccio mister, adesso ovviamente ci sarà la sosta per le nazionali per lasciare spazio a questo tipo di impegni, quanto appunto è orgoglioso anche della convocazione di Manuel Lazzari che finalmente è stato anche selezionato dal CT Roberto Mancini? No, sono contento perché è un ragazzo serio che lavora tantissimo, che si fa voler bene perché oltre ad essere un ottimo calciatore ha una grande disponibilità e spero che se la possa godere nel migliore dei modi.
Sì, con le domande che arrivano dai giornalisti. Mister, la prima, l'Inter ha dato l'impressione di avere in mano la partita a lungo. Cosa manca secondo lei per vincere questo tipo di gare? Per vincere bisogna far gol, e cercare di sfruttare le occasioni che si creano, perché spesso e volentieri comunque creiamo situazioni importanti, a volte siamo più bravi, più freddi, altre volte un po' meno, ci vuole anche un po' di fortuna, perché a volte c'è il portiere o il palo che ferma la conclusione, però c'è stata sicuramente una buonissima prestazione contro una Lazio che l'anno scorso ci ha fatto soffrire sia all'andata che al ritorno qui abbiamo perso. Venire all'Olimpico con questa personalità, con queste linee di gioco, con questa voglia, questa determinazione, sicuramente è un buonissimo aspetto positivo che ci deve continuare a dare entusiasmo e continuare a lavorare. L'altra domanda, mister, è su Perisic. Le chiedono che giudizio dà la sua prestazione in entrambe le fasi e quanto può migliorare ancora nelle chiusure difensive. Ivan, sono contento di quello che sta facendo. È un calciatore che è rientrato da un prestito l'anno scorso, sta dimostrando grande disponibilità, grande voglia, ha grandi qualità fisiche e tecniche, ha fatto l'assist del primo gol, sta lavorando, perché sappiamo benissimo che in fase difensiva può migliorare, però sta facendo veramente, secondo me, molto molto bene, così anche Hakimi, molto bravo nella fase offensiva, sta lavorando per migliorare la fase difensiva. Sono molto contento da questo punto di vista, perché ho dei calciatori che hanno grande voglia di apprendere, hanno grande voglia comunque di mettersi in discussione, in gioco, e quando loro mostrano questa disponibilità, questa voglia, questa determinazione, io sono l'allenatore più contento del mondo.